Cari disgustosi, cari disgustose, torna il torneo più amato di sempre dopo Dragon Ball. Così, a caso, a caso. Vabbè, ci sta. È vero, va bene tutto, ma bisogna rimanere umili. Io mi vedo che scatto fortissimo. Perché live io scatto fortissimo? Ah, vedi che allora non era un problema mio. Che ah, ma io adesso ti vedo benissimo, però live io scatto. Io ti vedo bene. Anch'io su OBS.Ninja mi vedo bene, ma in live lagga a bestia. Voi chat come mi vedete? Perché se è un problema mio, sti cazzi, me lo... No, ho un delay incredibile. No, è passato, è guarito, è guarito, è guarito. È un diesel, ci mette un po' a partire e poi è andato. Offeso per il paragone con Dragon Ball. Scatti sì, però adesso non più, adesso non più. Può essere, può essere. Dicono che sono bassa con il volume. Siete tutti bassi, adesso vi alzati. Ah, ok. Ora no, ok. Sentiamo, com'è? Signori? Ancora bassa, ma non è vero mai, non è vero mai. Ma che prova microfono è? Ah no, ho capito, ho capito, ho capito dove sta l'inghippo, ho capito dove sta l'inghippo. Boh. Adesso li sentite alti, sì, ho sbagliato ad alzare i volumi perché OBS.Ninja va su canali che vuole lui. Ok, meglio, perfetto, perfetto. Io devo cominciare facendo una cosa molto importante. Aia. Molto importante. Già c'ho l'ansia. Intanto grazie Svini per il ride, grazie grazie a Gente P per i 25 mesi, grazie Luca per i 2, grazie Belsambar per i 15, tutti pazzissimi. Ma grazie Judge per i 34, parlando di follie incredibili. Di solito non si ringrazia durante le giocate, ma adesso che siamo in momento chiacchiere me la collo volentieri. Ma sto per pubblicare una storia su Instagram che secondo me volete andare a vedere. Io ho paura quando mi dici queste cose. Perché? Perché ha fatto questa cosa? Aspetta che io intanto avviso l'avvocato. Andate su Instagram e guardate la storia. Che ansia. Così tutti in chat corrono a guardarsi la storia, perché è giusto mettere le mani avanti delle volte. L'ha pubblicata, sì, non è che adesso vedete la storia sbagliata. Io non la vedo. Ok, ora la vedo. L'ha vista. Anch'io la vedo. Aspetta, io sto guardando Andros. Ah, hai dato da mangiare a Paco? No, 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 no. Non ancora, ma so già che alle tipo 10 bisognerà romperlo. In qualche modo bisogna stare zitto. Perché era già scatenato tipo alle 2 di pomeriggio. Sì, però questa cosa di Instagram è cattivissima. Cioè, io da quando sono stata hackerata adesso devo fare peggio di Fornox, mettere 200 codici, lo scan della retina. Quindi ora che vedrò la storia, siamo già alla prossima live. Pensa che durante il Lucca Comics c'è stata questa cosa stradivertente dove tipo il 50% dei più grossi, come dire, influencer di TikTok, sì, di TikTok, le palle, di Instagram, sono stati bannati durante il Lucca Comics. Quindi c'era gente in panico e venivano da me e mi fanno: ma anche tu sei stato bannato? No, a me non mi caga nessuno. Cioè, ho perso 200 follower, ma ne ho guadagnati tipo 600 il giorno dopo. Quindi a posto. Cioè, ma si consolavano del fatto che tanto non andava internet a Lucca, tipo Capodanno, esatto, ma in tutta Italia. Quindi però tipo tu dovevi vedere Gianandrea e Sara erano completamente in panico. Cioè, lo posso immaginare. Però vabbè, poi gli hanno ridato gli account. Sarebbe stato molto divertente però. Ma già vi dico, lo dico più che altro alla chat perché con voi già si chiacchiera dietro le quinte. Il Lucca Comics ne chiacchieriamo domani. Siamo già in ritardo, ma domani ci facciamo una bella chiacchierata su cosa è successo, cosa non è successo a Lucca. Oggi giochiamo, ma io mi devo prendere fantidico quarto d'ora accademico, in realtà perché io sto cenando in questo momento, quindi devo finire di mangiare. Quindi inventatevi qualcosa per intrattenere la gente mentre mangio. Ma ci hai messo i diamantini! Io... Ma che cosa ho messo i diamantini? Ma come diamantini? Ci hai fatto pippini! Ah, sì, adesso se ne... Ma non mi ricordo neanche quando l'ho fatto, sì. Ecco, allora io... Ha visto? No, io volevo dire che in quel posto che non si può nominare se non domani il live da Sam, oggi non lo nomineremo più, però ho toccato sia Sam che Annetta, quindi a posto. È vero, è vero, è vero. È vero. Okay. È vero. Ciò che succede a Lucca rimane a Lucca? No, domani per più variante totale, un flame incredibile. Cioè, non mi inviteranno, proprio no. Non mi inviteranno mai più in nessuna fiera. Devo andare tipo a Bolzano, forse. Forse a Bolzano mi invitano. Credo ci sia Bolzano Comics. Io sono a Bolzano il 30 novembre, bellissimo. Allora, vediamo a quando è il Bolzano Comics. Ma esiste il Bolzano? Hanno i fumetti a Bolzano, sì. Aspetta, eventi cosplay Bolzano Comics, lo trovate. Ma c'è, no, c'è, sono sicura. Allora, no, c'è, ma non trovo la... cosplay Bolzano. Vi prego, adesso facciamoci tutti invitare da Bolzano Comics a giocare. Cazzo, signor Bolzano Comics, lei che sta guardando questa live, ci inviti come gruppo. Noi stiamo lì, ma ci basta un tavolino, noi intratteniamo la gente, bellissimo. Siamo bravi, non sporchiamo. Ci portate due birre e teniamo su banco per 3-4 ore. Sì, 3-4 ore di più, Gabrio. Ci portate anche due canederli. Allora, dicevamo prima con Sam, quanto durerà questa cosa? Beh, dipende da voi. L'ho guardato, ho detto, vabbè, che c'è da fare a dicembre dell'anno prossimo? Cioè, basti pensare all'Egitto. Cioè, una campagna che si chiama All'ombra della piramide. Voi alla piramide ci siete arrivati all'ultima sessione. Giusto. Dovevate arrivarci alla seconda. Pensa giusto che finale, potevamo anche finire a Firenze dalla mia amichetta. Esatto. Madonna, figurati! Quanto ho strippato. Lì ho veramente avuto il panico. Ho detto, Dio, mo questi veramente mi dirottano la sessione a Firenze. Io pensa se due dicevano, noi andiamo intanto a Saqqara, voi andate a Firenze, ci vediamo là. Guarda, avreste potuto farlo, siete bravi. Guarda che spot ti faccio. Ma Laura, dov'è che si impara a gestire questo genere di difficoltà in live? Ma... momento pubblicità progresso. Beh, sarebbe bellissimo se ci fossero dei corsi appositi, Sam, tu non credi? Sarebbe veramente bello. Non so, magari un'accademia, tipo l'Accademia del Gioco di Ruolo, magari online. Così tutti possono partecipare. Potresti tenerci tu un corso, Sam, che ne pensi? Wow, che bella idea! Ma io non voglio giocare di ruolo, i miei amici dicono che è da sfigati. Che c'è il demonio? No, ancora meglio, falli iscrivere tutti, c'è l'offerta di gruppo, vi iscrivete in 5 scontato. E non sto scherzando. Considerate che abbiamo 4 posti, quindi uno se lo piglia in culo, però decidete voi. Non devono essere 5 corsi uguali, 4 seguono il tuo e l'altro va a un altro dei corsi. Vabbè, l'altro gli faccio un corso io proprio vis-à-vis, se volete. Gli faccio un corso io su come improvvisare tutta un'intera campagna e non farsene accorgere, cosa però che faccio tutte le volte. Si svolge in presenza il tuo corso, alla città di cui sei sindaco. Ah certo ragazzi, il mio corso si terrà, allora adesso vi do una data, aspetta, no, adesso vi do una data, allora, quel weekend, no, quello dopo c'è la Games Week, quello dopo c'è il Torino Comics, quello dopo c'è il Bolzano Comics. Bolzano Comics, allora abbiamo una data del Bolzano Comics, non ancora, l'ho cercata ma non l'ho trovata, sabato 17 dicembre, chi si iscriverà al mio corso, Laura vi farà avere questo 25 biglietto. Dicembre è comodo, eh? No, il 17 dicembre, ah, no, 17 dicembre. Chi vuole, in piazza Parabiago, al bar da Mario, ci sarà un bar da Mario, gli farò il mio corso, però dovete iscrivervi da Laura. Mi immagino, Gabrio, come il baracchino, no? Di Mafalda o di Lusi. Ecco, si mette col baracchino di Lusi con scritto da Mario e lui spiego da GDR, spiego GDR. Esatto. A caso. È Lusi, no Mafalda. Allora, Parabiago Comics non esiste ancora, ma lo porteremo una volta che diventerò sindaco. Ci stiamo lavorando. Sì, me ne sto occupando io che sono il ministro alla cultura e agli eventi di questo tipo. Esatto, giusto, esatto. Quindi se avete delle richieste, volete partecipare, mandatemi la mail a parabiago@ziogabrioforpresident.it. Io intanto approfitto che non siamo ancora partiti per ringraziare sia Jack che Candy che hanno regalato 2 e 5 abbonamenti e tutti quelli che invece sono abbonati nel mente. Oggi sono tutti matti, ma mi serve un topic che mi permetta di finire un quartino di riso che ancora è nella ciotola, ma ho il topic perfetto, perché noi manchiamo da 2 settimane questa campagna. 2 settimane sono tante. 2 settimane il cervello umano dimentica un sacco di dettagli e quindi oggi più che mai il recap è fondamentale. Ma sei pessimo. Bisogna decidere in maniera assolutamente democratica e arbitraria chi lo farà. Io posso demandare questa decisione a voi che siete dispari, quindi potete tranquillamente allearvi e farvi la guerra, o alla chat. Non so che cos'è peggio, sinceramente. No, allora, per me è palesemente peggio la chat. Cioè, già lo sto scrivendo, ma mi scusi. Facciamo una cosa precisa. La volta scorsa è saltato. Avevamo detto che avremmo seguito di nuovo l'ordine. E non ho la connessione. Gabrio. Tocca a Gabrio. Ci siamo dimenticati proprio. No, no, fidati, io e Annetta ci siamo scritte in privato dicendo "Oh dai, e si è scordato, come a scuola coi compiti", capito? No, tocca a Gabrio. Tocca a Gabrio. Posso dire che non mi ricordo una sega? Vabbè, raga, è facile il riassunto. Ci sono state un sacco di prove, io avevo fatto 4 successi, è l'unica cosa che mi ricordo. E invece la prova era tutta al contrario. No, scusa, scusa, io mi ricordo che qualcuno ha tentato di spaccarmi le tibie, non vorrei dirvelo. Io invece, io rammento che i giudici sono dei merda. Perché io sto andando fortissimo, ma continuano a togliermi punti. Il passo successivo è io ricordo che le gru sono delle merde. E Itoshi è ancora vivo. Direi che è piuttosto accurato, possiamo andare avanti. Con le braccia, con due braccia, tutte e due le braccia in meno, ma comunque ancora vivo, no? Vi aiuto, okay. C'è un'altra cosa importante sui Toshi, oltre che è vivo? È della Mantide? È amico di debutto di Gabrio? Non ha preso punti? No, non uno ce l'ha, uno dovrebbe averlo. Non avrebbe dovuto prendere punti. Due ne punti ha presi due. Che era il giudice della prova... Ha preso 2 punti nella prova nell'ultima prova del drago, perché è l'unico che l'ha passata, di fatto. E quindi è automaticamente il primo nella prova e quindi prende 2 punti. Io vi vorrei ricordare che ero a 4 punti, non mi sono più stati assegnati i punti e me ne è stato tolto anche uno a un certo punto. Io... Così, senza motivo, bastardi. Allora, io non ricordo, ma dovrei essere tipo a 2 punti. Io sono a 3 in questo momento. I disgustosi hanno tutto segnato. Disgustosi? Infatti buttate la classifica in chat, ragazzi, esatto. State bravi. Io mi ricordo che me ne servono 8 per passare la maturità, Non lo so, ne ho 3, ne avevo 4, cioè me ne hanno tolto uno, cosa devo fare? Perché mi ricordo di essere a 2 e di aver rosicato malissimo. Allora, io non vorrei dirvelo, ma qua lamentarsi non va bene. Cioè, voi non avete il diritto di lamentarvi dopo che io ho iniziato con meno 2 punti. Sì, così è, vorrei dire. Hai fatto tutto da sola, hai voluto farla grossa col tizio delle istruzioni. No, cioè, c'è stata un'altra cosa importante. Akira si è dichiarato in maniera un po'... Oh, è vero, gli haiku! Sì, Akira si è dichiarato, poi la sera ci aveva appuntamento con un'altra. Però è nel fiore degli anni, la gioventù. Devo pensare che lei ha provato a salvare il leone e ha tipo mezzo ignorato Akira. Fenice. Ho salvare il leone? Boh, sì, mi ricordo che a una certa ho rosicato verso il leone, ma non mi ricordo perché. Tipo sempre, dalla sessione 2. Beh, dalla sessione 1 rosicavo per Oshi, quindi insomma... Cioè, Akira rosica un po' per tutto, è la vita proprio che lo fa rosicare. Ma no, ma io... Poi mi sono anche messa vicino a te durante le prove. Ah. Insomma, l'unico che non si caga nessuno è Itoshi. È l'unico che dovrebbe rimanere vivo e essere pieno di gente. Vabbè. Vabbè, è stato un riassunto collettivo, lo facciamo andare bene, no? Sì, voi sentite di avere tutto sotto controllo? Assolutamente no. Ma come sempre. Ma come sempre, cioè... Allora, vorrei far notare che Sam ci avevi promesso di avere un paio di info vitali che non ci sono state fornite. Né prima né dopo. In che senso? Hai detto, tipo, vi devo dire 2 cose e poi devo dirvene altre in live. Ma in realtà non c'è mai stata questa conversazione. Allora, voi dovete capire che buona parte delle cose che dico sono menzogne per far venire l'ansia. Poi sono io scammetta, Ma per tenere la tensione alta, no? Fai gioca facile, sa perfettamente che con me questa cosa funziona. Vabbè, quindi esistono veramente queste cose che ci devi dire in live? Sono l'ultima cucchiaiata di riso. Con la ciotola che fa più rumore della storia. Però è molto in tema. Però è molto in tema, molto in tema. Più giappo di così. Ci ho detto quando le avevi dette. Alcune avevo promesso che gliele avevi dette fuori onda, e quelle sono perse per sempre. E si è messi a flammare la gente, e niente, è finita così. Le altre live ve le posso dire. Annetta, ha qualcosa da dire? Tu vuoi qualcosa da dire? Altro che minchia, domani ce n'ho per tutti. Esatto. Oddio, io domani mi perdo la live, vi prego. Ma io ho già avuto io ho già avuto un pre-ride da parte di 20 Facce in cui è arrivato in una mia live insultando tutti, tipo. Un po' sì, ok. Una mattina. Allora, abbiamo cincischiato abbastanza, o meglio, ho cenato finalmente. Quindi, Vi anticipo che la sessione di oggi sarà particolare. Con la sessione di oggi, in teoria, quello che è il tutorial del torneo di Topazio finisce. Quindi dovreste avere bene o male messo le mani in tutte le regole e le meccaniche, diciamo superficiali, perché si può andare molto più a fondo in Leggenda dei Cinque Anelli, c'è una meccanica per qualsiasi cosa, però quelle che vi servono per gestire le varie scene ce le avete tutte. Quindi grossi spiegoni non dovrebbero più arrivarne. Non a caso, dopo la sessione di oggi, se c'è un post-sessione, per chi arriva al post-sessione, ci sarà il level up. Level up che decideremo in base a che ora finiamo oggi, se lo facciamo oggi in live, se lo fa ognuno a casa sua, se lo facciamo la prossima volta, vediamo. Però c'è il level up del Torneo di Topazio. Parentesi divertente per ricordare che durante il capitolo, il paragrafetto che ti dice ok qua dovresti livellare le schede, l'avventura continua dicendo dovreste livellare le schede, fra l'altro dovreste star giocando da almeno un paio d'ore, quindi fate una pausa. Siete degli squilibrati di merda, non so, cioè che lasciate vi siete fatti. Abbiamo fatto 6 sessioni, 2 ore, vabbè, siete dei pazzi. Ma tralasciando questo, la sessione di oggi sarà provante, ok? Stretcherò un po' di cose. Vi anticipo, in una sorta di sistema di sicurezza di giocatori, anche delle cose un po' emotive, quindi se c'è qualcosa che vi dà fastidio, non vi sta piacendo così, interrompete il gioco in qualsiasi momento, anche se siamo live non è importante, piuttosto che toccare temi o cose che non ci piacciono, siamo la mano, non mi piace e skippiamo. Non penso che sia questo il caso, ma è sempre importante giocare sereni, insomma. Metterò un po' le mani, questo lo dico più alla chat, in quella che è la trama del Torneo di Topazio per arricchirla un po' come abbiamo sempre fatto durante questa nostra campagna. È sempre tutto super canonico, ma ci saranno degli elementi che effettivamente leggendo il Torneo di Topazio non ci saranno, sempre per un fine di show. Ma già vi anticipo, per la prossima sessione, o se siete veramente lenti alla morte, due, quindi fra due sessioni, ma non credo perché stasera in realtà non è che ci siano chissà che cose, ci sono delle cose in serbo, secondo me molto fighe. Ho chiesto un aiuto esterno, ho avuto una piccola consulenza, insomma sono venute poi delle cose abbastanza eclatanti. Secondo me ci divertiremo parecchio. Questa sera invece, voi siete pronti? Cominciamo? Perfetto. Questa sera invece comincia in una maniera un po' particolare e già vi anticipo che avrete una scena assolutamente aperta. Quasi sandbox, io vi metto in un luogo e voi fate quello che volete con chi volete. Di norma finisce che chiacchierate fra di voi e la trama non va da nessuna parte, però se vi piace così possiamo andare avanti anche così, anche le trame personali dei nostri personaggi comunque sono i protagonisti, quindi ci interessa. Sì, in serbo, non in serbo, mi è uscita una B che doveva essere una B, la chat giustamente mi percula. Ma il Torneo di Topazio apre la scena 5 con un divertente paragrafetto che io non ho praticamente mai letto, ma questo vale la pena di leggere, sono quei paragrafetti classici dell'avventura che l'avventura stessa ti dice leggilo o parafrasalo, fai tu. Questo lo leggiamo perché l'incipit è interessante, ovvero: non ricordate di aver scelto di visitare la casa del Sakè dell'acqua avvelenata, eppure eccovi qua. Beh, che cazzo. Beh, dai. E io l'altra volta... comincia. È tutto reale, nero su bianco, non ho inventato niente, una parola per parola. E io l'altra volta mi stavo cacando sotto e dicevo: se mo questi io gli dico che gli dicono oh raga andiamo a bere tutti insieme, e uno mi diceva no sai che c'è, mi sono incarnato un'unghia, non c'ho voglia, vado a casa, vado a dormire. Vabbè, abbiamo finito il torneo ragazzi, ciao, perché bisogna andarci in qualche modo. No, in realtà la storia, il Torneo di Topazio prevede anche che voi non ci andiate, ma tutti come gruppo, separarsi non ha senso. Fortunatamente ci è andato bene, quindi non vi ricordate come mai, vi hanno convinti oppure no, vi hanno spintonati, vi hanno rapiti, ma siete di fronte a questa casa del Sakè, la casa del Sakè dell'acqua avvelenata, un nome che... quasi rimpiangiamo la cringe carpa. Ma c'è una buona notizia. Siete tutti. Quindi ci siete voi tre, ma siete con tutti gli altri partecipanti. Tutti. Tutti sono venuti qua a letteralmente decomprimere un po' la giornata di tensione tutto, e vi era stato un po' anche anticipato dal... Io continuo a chiamarla ex campionessa, ma in realtà finché qualcuno effettivamente non supera Genpuku è la campionessa di Topazio, il drago dell'anno scorso, che appunto aveva detto: io adesso dovrei dirvi andate a casa, riposatevi che domani sarà un'altra giornata importante, ma in realtà sappiamo tutti che andrete a sbronzarvi perché non è stata una giornata facile. E quindi effettivamente eccoci qua. Definitevi voi la scena. Ok, siete in questa casa del Sakè, state bevendo quello che volete, non servono necessariamente solo Sakè, ma potete bere Sakè, siete legittimati nel farlo. Dell'ottimo Sakè, tra l'altro abbiamo già stabilito che insomma c'è un signor Sakè, e avete a disposizione tutti, tolto il maestro Kakita, che ovviamente non approverebbe, oddio, a lui ci piace tanto il Sakè in realtà, ma sicuramente non viene a bere con voi. Quindi siete soltanto voi concorrenti. Tipo pizzata delle medie, capito? Più o meno, tipo, sì, tipo la cena della maturità, ma prima della maturità, perché metti caso che non la passiamo, almeno abbiamo già festeggiato, certo. No? Almeno abbiamo avuto, ok. Sono i 100 giorni. Non so cosa siano i 100 giorni. Cosa sono i 100 giorni? Ragazzi, non mi dite che voi non fate la festa dei 100 giorni. 100 giorni dal diploma? Si fa la gita tutti fuori... no, con tutta la classe, si festeggia, ci si ubriaca a bestia. No, odiavo i miei compagni di classe, io. Oddio, ma mi state dicendo che è una cosa solo romana? Sì. Ma io non l'ho mai sentita questa cosa, mai. Laura. Sì. Ma, ragazzi, Laura, noi appena finito la maturità, figa, andiamo a lavorare. Non so voi cosa fate. Allora, per la festa dei 100 giorni, da marzo, voi vedete i ragazzi che vanno in giro al centro a fare la colletta, a chiedere i soldi per i 100 giorni, col cartello. Ah, quindi a scrocco pure. A scrocco, certo. Fai la colletta, raccogli i soldi e poi vai tipo, in casale, casa di qualcuno. E questo ce la dice lunga sulla cultura romana italiana. No, ragazzi, vi prego, ditemi in chat. Oh, ecco, anche in Liguria si fa, in tutta Italia si fa. Ma non avevo dubbi che in Liguria si facesse a scrocco. Salutiamo tutti i liguri. Adesso che abbiamo dissato mezza Italia, possiamo andare. Ciao, Genova. Cosa fate? Vi sottolineo che oltre che voi concorrenti, attualmente c'è anche l'ex campionessa. Non mi ricordo mai come si chiama. Cioè, non mi ricordo mai come si chiama, adesso lo vado a ripescare il nome. Che è un nome semplicissimo. Yui Miki, forse. Quindi, dove siete? Cosa fate? Chi cercate? Allora, calcolando che a me non sono stati dati punti, ne sono stati anche tolti, e questa cosa mi infastidisce tanto. Io bevo come un bastardo, visto che è la casa del Sakè e mi ci hanno portato loro, quindi posso bere. Io comincio a bere come un maledetto, okay. Di fianco i Toshi, e faccio bere anche lui come un maledetto. Ok. Ritsuko e Akira? Io bevo ma moderatamente, e... sì, esatto. E lancio occhiate fugaci a Ritsuko ovunque sia. Cerco chiaramente di starle il più lontano possibile, a sguardo basso. Sì, sì, la guardo di sottecchi. Lontano, okay. Se tu ti avvicini va bene, ma Akira si fa gli affari suoi, cioè ha già dato. Per questa giornata Akira ha già dato. Okay. Ma cerco di stare il più vicino possibile ai Toshi. Ok, quindi di fatto sei con Oshi anche. Sì, sì, ma ignoro Oshi, cerco di stare più vicino ai Toshi. E questo però allora dobbiamo un attimo stabilirlo, nel senso, o Ritsuko è a farsi gli affari suoi da qualche parte, oppure c'è anche lei, quindi puoi ignorarla, no, però è lì vicino. Ci sono anche io in realtà, perché comunque dopo quello che è successo con i Toshi, cioè, almeno sarò sua compagna di Sakè, cioè nel senso ha evitato che qualcuno mi spaccasse una tibia. Ma a tal proposito, che cavolo sta facendo il mio amichetto della Fenice? Interessante, interessante. Allora, è anche lui qui, e in realtà voi potreste immaginarvi in questo momento come dei piccoli, ma neanche mini gruppi da medie, no? Sapete, che quelli che ascoltavano il rock stavano da una parte, tutti i mini gruppetti. Però sarebbero mini gruppetti quasi singoli, ok? Perché non è che ci siano tanti che sono accomunati dallo stesso clan, e i pochi che ci sono si odiano. Quindi inizialmente c'è un po' di gelo, ok? Ma basta poco, e non intendo poco tempo, intendo più che altro poco sakè, che il ghiaccio si scioglie abbastanza in fretta. E vedete che un po' tutti i concorrenti, gli altri concorrenti che fino a un'ora fa erano rivali, contendenti, in questo momento sono quasi tutti come se avessero fatto quasi una tavolata. Sono praticamente tutti insieme, tutti più o meno nella stessa zona, e c'è un'aria abbastanza conviviale. Parlano fra di loro, sicuramente il sakè sta circolando, quindi c'è il suo zampino, però cominciano già le prime battutine che non offendono nessuno, in realtà si ride, si scherza, e la situazione prende abbastanza una piega positiva, divertente, veramente nell'arco della prima mezz'oretta. L'unico un po' cupo, un po' edgy, è proprio il nostro Hitoshi, che infatti quando Oshi lo sprona bere inizialmente fa un po' di storie, fa quello un po' giù di corda e visibilmente un po' giù di morale, ma a una certa si fa convincere. Ritsuko sei abbastanza convinta che questo accada, anche soltanto per il fatto che ha dei bei lividi comunque sugli avambracci, si è preso una bella sberla e quindi decide semplicemente di scacciare un po' il dolore con un po' di sakè, stordendosi leggermente, ma non beve in maniera troppo smodata. Praticamente ogni 2 sciottini di Oshi lui ne caccia giù uno. Quindi la situazione è questa, è abbastanza gioviale, appunto. Voi siete un attimino per i fatti vostri, voi 4, voi 3 Hitoshi, ma gli altri sono tutti insieme, quindi se voleste unirvi agli altri non c'è problema. La cosa divertente è che un po' l'anima della festa, quella che ha rotto il ghiaccio all'inizio, è proprio la senpai, è proprio Yuichi Mikizuki, la campionessa, che appunto passando un po' da uno un po' dall'altro, a un certo punto le conversazioni si sono unite e ha fatto un po' questa mini reunion tutto intorno a lei, e si è formata questa tavolata. A voi la scena. Pepperiello, alza questa cazzo di musica! Ma io sto bevendo, chiacchiero come se fossero tutti amici. Chiunque mi guarda io ci chiacchiero, gli racconto ovviamente dei cazzi miei completamente inventati, perché non ho intenzione di raccontargli veramente i cazzi miei, però sono abbastanza gioviale, Okay. Mi lamento ovviamente dei giudici merda che non hanno dato punti a chi devono dare, qua è tutto magna magna, ovviamente, ma nel frattempo comunque bevo, cerco di tirare un po' in mezzo Hitoshi, gli faccio i complimenti per come ha fatto le prove, falsissimi perché in realtà è un incapace, però gli faccio i complimenti, dico dai che se andiamo avanti così ce la portiamo a casa e via così. E quando vedo che anche Ritsuko ha il bicchiere vuoto, anche io dal bicchiere vuoto io glielo riempio, proprio grande festa alla corte di Francia, capito? Proprio. Quando ti rivolge Hitoshi dice appunto dai che ce la facciamo, lui comincia, cioè fa i primi sorrisi, nel senso è ovviamente contento che voi siate così amichevoli con lui, quindi si lascia un po' andare e dice ma Oshi, in realtà io ho un po' la sensazione di aver ricevuto giusto 2 punti quasi per pietà nell'ultima prova, o forse per fortuna in realtà, ma la giornata è stata veramente un disastro, se non fosse stato per quello l'avrei chiuso completamente a 0 e non sono un asso in matematica, ma questo avrebbe abbastanza sancito la fine delle possibilità del mio Genpuku. Ma guarda amico mio, qua i punti vengono dati estremamente a casaccio, come abbiamo notato. Me ne meritavo di più? Sì, me ne meritavo di più. Sono stato uno dei migliori? È molto probabile, però hanno deciso comunque di dare i punti come li vogliono dare loro, ma qui è sempre così. Anche mio cugino l'anno scorso doveva vincere il torneo e poi alla fine stranamente è arrivato secondo. Però secondo me ce la portiamo a casa, l'importante è fare questi 8 punti per andare a casa con tutto. Vai tranquillo, è solo il primo giorno, ce la facciamo, secondo me ce la facciamo. Oh, e se non ce la facciamo, ci apriamo un localino tipo questo e ci mettiamo in proprio, amico mio. Ma infatti, Hitoshi, e comunque devi ricordarti che i gesti e le parole, e dicendo le parole lancio uno sguardo ad Akira. I gesti e le parole si ricordano molto di più di questi punti, per quanto non ci siano necessari per raggiungere quello che dobbiamo raggiungere. Però, e faccio un mini inchino con il sakè che mi ha appena riempito Oshi. Questa serata devi festeggiare. Questa sera devi festeggiare. Ce la faccio. Direi che il tuo... le tue azioni hanno detto molto di te. Non dovresti essere così giù di morale. E poi è il primo giorno, e te lo dice una che è partita con 2 punti in meno, voglio dire. A ragion veduta. Le parole, visto? Le parole sono importanti. Tipo gli haiku. Tipo gli haiku, capito? Io ormai spuro i fumi dell'alcol proprio. No, tipo gli haiku, ho sentito degli haiku oggi. Mi giro verso gli do istantaneamente una gomitata. E gli faccio l'occhiolino, che poi non si vede perché ho la maschera, però io glielo faccio lo stesso, no? Nel dubbio gomitata diretta, Ida. Proprio. Vuoi da bere? Vuoi da bere, Ida? Tieni. No, 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 io basta, basta. Bevi, bevi, bevi che fa bene. Ma un omaccione come voi, Ida, che cosa sentite voi di sakè? Ida... un bicchiere? Cosa sarà mai? Beh, è che io non sono proprio abituato a... Un brindisi ai 2 punti, allora. Ne mancano solo 6. Ehi, brindisi! Cala sul suo. Isawa, rispondo alla tua domanda a questo punto, perché è passato abbastanza tempo e... al tavolo vicino a voi sta cominciando uno strano delirio e assistete tutti in realtà a una scena che è quasi surreale, perché sta partendo praticamente il classico canto da pullman in gita al tavolo dei concorrenti, ma i due che stanno più aizzando, i due che fanno i vocalist del momento sono la Fenice, rovinato, piegato in due, che okay. È quasi a braccetto con la ragazza dell'unicorno, perché è una roba che dici se non la vedo qua non la vedrò mai più. E sono qualcuno lì che cantano. Faccia un ritratto, presto! Sono lì che cantano, qualcuno li segue, qualcuno gli dice ah, stai giù, non sei matta, che figure! Cos'è un ictus? Con la tipa... Beh, non ho bevuto abbastanza per poter far passare questa cosa, mi sa. Tieni. No, se vedo questa scena io, tipo, mi metto di fianco a Oshi col bicchiere così. Tieni, tieni, verso, verso. Grazie. Vedi, caro Itoshi, alla fine, per quanto ci siano divergenze tra le varie casate, casate principali, casate secondarie, alla fine, davanti al sakè, siamo tutti uguali. Itoshi... Attenzione! Itoshi che comunque è ghiacirino, quindi comincia già ad accusare un po' il sakè. Ti guarda, fa un sorriso un po' ebete e dice... Tanto sono io quello a cui non danno mai punti, no? Facile da dire, il clan maggiore ha parlato, lo scorpione. Oshi-san, avanti, non c'è bisogno di essere così disfa qualcosa. Dopotutto ti hanno invitato, no? Voglio dire, non ti avranno mica invitato perché sei amico di Doji Satsume, no? Ma chi l'aveva mai visto? Non è neanche stato tanto un piacere, se rimane infatti, non è stato tanto un piacere neanche conoscerlo, non è che mi trattino più benissimo da queste parti, eh. Cioè che lo so, funziona così, sapevo benissimo, ma non capisco il senso di... invitarmi solo per umiliarmi? Ma lo conoscevi, no? No, no, ti hanno invitato perché lo conoscevi, giusto? Ma chi? Doji... E io guardo Ritsuko, chiaramente ho i gabbiani. Ma secondo te io, Mantide, che lavoravo sulle navi, conosco un discendente Doji? Perché chiamarti? Perché ti hanno chiamato? Perché ha una nave bellissima, probabilmente. Ormai io mi sto tenendo la testa, ormai, capito? Io do una manata per cercare di spostarlo, tipo levati. Navi bellissime. Io penso che mi abbiano invitato perché così gli altri concorrenti possono fare più bella figura. Cioè non che io sia così scarso, ma mi scarseggiano talmente tanto che gli altri sembrano tutti verissimi. Ma ne avevano bisogno, non l'hanno fatto gli anni scorsi, perché farlo quest'anno? Tra l'altro siamo pure dispari, che senso ha? Dispari, no, c'è uno assente, ho sentito. Ma ti pare normale che ci sia un assente? Vi pare normale? C'è mai stato un assente? Ma se vogliono fare bella figura, tanto già hanno invitato quelli del granchio, che ti frega? Sì, infatti hanno invitato quelli ieri. Allora, siamo calmi, ok? Siamo calmi e... Hitoshi diventa serissimo. Oh mio Dio. Per tutti i kami. Che c'è? Cosa? Ma... c'è un Oni? No, non ci sono Oni. Se ci sono... lo sentirei. Due Geanchi Atsuma. Chi sta proteggendo la muraglia adesso? Altri due. Altri due. Altri due. Aspetta, tu pensi che noi siamo solo... Ma penso cosa? Che ci siano dei rambolgi. Tu copri dalla mattonella 21 alla mattonella 25, quello dalla 36 alla 41 e si va avanti così. No, dove mancano loro due hanno chiuso la porta, quindi non passa niente. Perché voi pensate? Chiaramente Akira entra nel mood depressivo istantaneamente. Gravissimo, gravissimo. Gli prende la botta triste ad Akira, mi dispiace. No, Akira, non dice sul serio. No, no, io non capisco. Conosce la tua famiglia, non conosce il clan. Neanche io conosco la mia famiglia, nessuno mi ha chiesto. Lui ha la cugina, il fratello, un sacco di gente. Io non ho nessuno e nessuno chiede ad Akira. Sì, in effetti c'ho mezza famiglia qua, io non si capisce perché, ma c'ho mezza famiglia qua, non c'è nessuno al clan a casa, stanno tutti qua, capito? Akira intanto sta allungando un braccio, prendendo la bottiglia e avvicinandosi. È partito, basta. Addio. Io faccio la stessa cosa, prendo la bottiglia e dico, faccio io Akira, prendo il suo bicchiere, gliene verso così e glielo ridò. Oh, grazie, grazie Rizuko Sanboi, non mi merito la vostra gentilezza, uno come voi non guarderà mai uno come me, io lo capisco. Lo cameriere, un altro giro. Oshi, Oshi. Io lascerei... Vabbè, senti, sai che cosa c'è? Tanto questa sera siamo tutti così. E indico proprio, ma proprio palesemente, l'altro... Finisce, sta cantando come un pazzo torso nudo. Ecco. Tanto siamo tutti così. E da... Che c'è un fisichino comunque torso nudo e... Da cercare di spaccarmi le tibie a... questo? È un attimo. Quindi... Isawa, vuoi che lo avveleno? Oh, io non vedo niente, non ho visto niente, io vi appoggio. Oggi vedi Rizuko che tenta il secondo. No. Nel cameriere? Un altro giro. Il solito tizio al bancone che non c'è un cameriere. Lui... Sporta, tu porta. Paga la gru. Rizuko-san, ho avuto un'idea. Oh, mi fa male la testa. Già, già imposto. Se noi stiamo così adesso, no? Non pensi che sarà più difficile aiutare Oshi? Visto che sono due? Tu proteggi quello di destra e quello di sinistra? Ma Hitoshi o Oshi? Oshi, Hitoshi, è uguale, hai capito, no? Cameriere San? Mi dica, è il proprietario. Proprietario San, un altro giro per vi lascio direttamente la bottiglia. Io intanto, finché sono ancora abbastanza abile, prendo la bottiglia e mi riempio la fiaschetta che si era svuotata. Poi almeno intanto ce l'ho anche la scorta per dopo, che poi devo pagare di nuovo. Ma tanto non pagate niente, mica mi chiedono. Ma che cazzo me ne, io non lo so. Poi mi giro verso di loro, faccio scusa, perché dovete gnorri totale. Perché dovete proteggere Hitoshi? Perché anche tu devi proteggere Hitoshi? Io non devo proteggere... Ma che cazzo stai dicendo? Che cosa cribbio? Hitoshi, perché dobbiamo proteggere Hitoshi? Hitoshi, finisci di bere. Che i grandi stanno parlando. Chiaramente Akira beve. Mi sembra razzista questa cosa. Sono una donna. Classista. Oshi. Dimmi. Dove eri l'altra notte? Sì, Oshi, dove eri l'altra notte? Non so, stavo dormendo in camera con te, rimbambito, che russavi come un treno. Dormendo è una parola grossa. Però... Non perché voi dove eravate la scorsa? Io non ero in giardino con Rizuko-san. Adesso capisco l'aiku. Quale aiku? Io do di gomito ai Hitoshi, capito? Io palesemente sono quella che cerca di tenere in mano la situazione, ma in realtà anch'io sto bevendo come una disgraziata. Hitoshi, quindi... hai capito? Il granchio qua in giardino con... Hai capito? No, quando ti giri? No. Non ti sei rivolto ai Hitoshi. Ho sbagliato lato. Hai sbagliato lato. E ti sei rivolto a Mirumoto Hinata. Oddio. Ma che è? Double Fast? Una... No, è il drago quello. Ah, no, ma col drago sono tranquillo io. Sono con la tizia. E ti guarda. Va bene. Inizialmente è molto seria. In giardino, ah, poi, in giardino, dove c'è le giardini. No, ho promesso un appuntamento alla scorpione in giardino, non c'entra la Fenice. Ah, pure, capito, cioè, capito, prima lei, poi mia cugina. Cioè, ti piacciono tutti, tranne me alla fine, quindi. Ma se io non mi offendo, se poi io allargo le braccia, nel farlo do una botta a chiunque abbia a destra. Itoshi, morto. Fine del Torneo di Topazio, titoli di cuore. Di nuovo verso il tizio del drago, ma... Hai capito sti scorpioni? Vanno via dalla barriera una volta in tutta la vita, fanno strage. Ah, beh, si dovranno sfogare anche loro. Scorpioni dalla barriera? Io non l'ho invitata a casa mia. Questi granchi qua. Vanno via dalla barriera una volta in tutta la vita. Ogni buco e galleria è una cosa incredibile. Io, porca miseria. È incredibile. Signorina del Drago, lei non ci caschi anche lei, per cortesia. Ma non penso di essere a rischio. Ma non c'è cascato nessuno, cioè, no, e dicono tutti, ma non viene nessuno qui da me, io. Tanto avete detto che l'altra notte eravate lì a fare robe in giardino. No. Scusa, comunque, e mi metto sul tavolo, tipo così, e metto una mano di fianco a Hinata, come tipo... Non voglio farti sentire quello che stiamo dicendo. Hai infilato il gomito in una ciotola di riso, probabilmente. No! Sicuro. Probabile. Comunque noi stavamo facendo una conversazione privata e nessuno ti ha invitato. L'ho invitata io. Adesso è simpatica e siamo amici. E allora, lo vedi? Guarda Ritsuko-san. E torna bene. Ma io verso del Sakè a quella del drago, così in amicizia. Ormai io verso Sakè a tutti. Quella del drago guarda. Devo tenermi il file aperto da troppi nomi. Quella del drago guarda Itsuko e dice: ma non capisco tutto questo. A parte che se dovessi fare una conversazione privata non andrei in un posto del genere. Ma poi non capisco tutto questo astio. Perché sono un drago? No. Non potete essere come l'altra Fenice. Guardate come è divertente. È lì che ride, canta, urla, fa cose. Scusami, cosa? Mi alzo i piedi. Scusa, cosa? Shiba. San. Si sta divertendo con altra gente. Lascialo lì. Si avvicina. Ma chi è che ieri notte ha fatto sentito, ha fatto roba? Ah, loro due, invidia. in giardino, loro due. Tutta invidia. Questa era Fenice, è rovinato. Allora, a casa non ci torni. Devo dire, Isawa, sì? Sono dispiaciuto. Mi sono comportato male, sono contento che voi abbiate trovato l'amore durante questo torneo. E così, anche se non doveste superare il Genpuku, avete una consolazione. Non vorrei creare hype. Siete fortunato che io non vi abbia spezzato le ossa, perché avrei potuto e non l'ho fatto. Era una competizione, l'avrei accettato con onore. Bene. No, ti prego. L'avrei accettato con onore. No, Ritsuko-san, ti ho chiesto scusa. È un bravo ragazzo, mi sta schernendo. Il drago sia un po' stronzetta, la Fenice. Non va... Cosa? Scusatemi, non funziona che cerchi di spaccarmi le gambe e poi mi chiedi scusa. Come è una competizione. È una competizione, lo dice anche lo scorpione. No, e comunque tu non devi chiedere scusa a me, ma devi chiedere scusa a lui, e indico Itoshi. E lui Itoshi, fagli vedere le braccia. Lui si è messo in mezzo. Fammi vedere le braccia. Lui si è messo in mezzo. E si è preso 2 punti. Con 2. Perché tu sei stato scorretto. Quindi... Non mi sembra di essere stato scorretto. Le regole erano chiarissime. Bisogna dar fastidio a chi è lì. E io sono dato fastidio, no? Ho fatto qualcosa di scorretto. Non mi sembra di essere stato... Hai provato a farle male rompendo l'asta? E non si fa. La foga della competizione. La foga. Ma tu da che parte stai? Dalla parte del Sakè. Ho chiuso il discorso. Akira prova a sturarsi le orecchie. Io tipo c'era proprio anime, no? Arriva. perché non mi tengo il file aperto? No, ce l'ho aperto 2 volte, sono ubriaco anche nella vita vera. Come minchia si chiama questo mo? Oh, eccolo qua, eccolo qua. Arriva Kitsu Tsubasa, ovvero il leone. Che tu hai sempre visto, Mojo. Si butta... si brutta proprio con le braccia così, cascamorto, sulla ragazza del drago e su Hitoshi, che probabilmente non riconosce neanche essere Hitoshi, non dovrebbe essere così conviviale con uno di un clan minore. Così. È qui che ci si diverte. Ma aspetta, ma tra la ragazza e il drago e Hitoshi ci sono io, quindi mi travolge. Sì, però può essere non t'ha visto. No, mi scusi, devo aver buttato un tavolino. Cos'è in questa zona? Risate, urla. Qui che ci si diverte? Questo è il tavolo dello spasso. Ho visto. Tu di solito sei depresso, vai in un angolo e... Ma avete sentito? Non diciamo di no a nessuno. Fallo bere con noi, prendo un bicchiere dal tavolo e glielo metto. Aspetta, io già sento doppio. Cos'è che dobbiamo aver sentito? Lo scoop di quest'anno. Dicono che Ida e Isawa fanno le cose nel giardino. No, non è vero. L'altro tavolo era una voce. Qualcuno ha fatto la roba in giardino. No, Tsubasa, concentrato. Qual è lo scoop della serata? Confermato. Qualcuno ha fatto roba in giardino ieri sera. Loro due. Mentre tutti dormivano. Ma proprio una roba, hanno detto, clamorosa, urla, cespugli, stradicati, proprio svergognati. Ma non mi pare proprio, comunque, in ogni caso. Cioè... Che vuol dire non ti pare proprio? Akira delusissimo. Ma no, io sono convinto invece che ci siano voci giuste. Dicono una prestazione incredibile, eccezionale, quasi sovrumana. Sì, era oserei dire quasi divina, sì. Chiaramente noi dormivamo, non è vero che eravamo noi in giardino, da un calcio a Oshi. Scusa Isawa, non ho capito, ma quindi nel momento del convolamento a nozze vai tu sulla barriera? Come dici? Quando convolate poi a nozze, cioè tu Isawa prendi e vai sulla barriera o... Sai che cosa potrebbe convolare questa sera? E prendo tipo la bottiglia per lanciargliela in testa. Campai! Prendo un'altra bottiglia, cincine e butto giù. Campari. Io intanto sto strisciando verso Hitoshi il più possibile. Sì, lui sta lì, è un po' in balia, cioè non capisci se è svenuto, se sta facendo il bravo. Hitoshi, c'è confusione, io non capisco. Ma voi veramente non eravate in giardino? Io sono Oshi, ma quando ieri sera c'era gente che faceva roba? E non avete... Ma era una mucchiata? Non me l'hanno detto perché sono un clan minore. No, è che... è non mi hanno invitato, tutti che si divertono. Clan minori non invitati alle orge. Allora, Akira, io sto tipo distrattissimo e cerco di oscillare con la testa da Oshi a Hitoshi cercando di non confonderli. La cosa si fa difficilissima. Akira. Quando capisco di aver preso quello sbagliato comincio a scivolare verso l'altro. Ok. Quindi rivolgi la domanda a Oshi. Esatto. Okay. No, io di notte di base dormo. Ora, senza offesa Ida, io sono contento per quello che avete fatto. Sono contento perché ti meriti una brava ragazza. Io non avrei mai scelto Isawa perché un pochino... Però, un po' rigida. Però nel senso... avrei scelto una... Isawa è sempre lì a fianco. Sì, di fianco, cioè. Sì, appunto. Però c'è anche quella del drago così. Poi effettivamente c'è... pesante, perché... diciamo che esatto, poi anche la notte prima del torneo già partiva con -2 punti, non è che l'ha aiutata tantissimo, se l'è stancata così tanto. Lo sappiamo tutte e due che non ci sarebbe mai stata, dai, è ovvio che non è successo niente. La vera domanda è però perché io nel giardino ho visto una scorpione? Perché voi scorpioni vagate di notte? Che problemi avete? Ma no, ma è una cosa di mia cugina, io non vado in giro di notte, io di notte di base dormo. Vabbè, tranne ste notti che ho Hitoshi che è russa, quindi dormo poco, ma... hai dormito poco? Hai sentito per caso perché tua cugina stava in giro? No, perché? Però se vuoi glielo vado a chiedere. Bravo, mi pare una bella idea. Oshi. Io mi alzo e vado da mia cugina. Oshi, prima che vada via, gli prendo una manica e... Tieni giù la manica. No, ti fermo proprio. Mi ha toccato, è rispettoso. Beh, sì, sono successe tante cose. Cosa sia? Lo stai dicendo? Cioè, è appena diventato una notte da leoni. Esatto. E spero non per il leone, poveretto. Il però... mattino dopo, tabellone dei punti, tutti a -10. Oshi. Perché hai aiutato Hitoshi durante la gara? E poverino, mi fa tenerezza. Poi siamo amici, siamo diventati best friends di camera da letto. Se posso dargli una mano gliela do, altrimenti lui, il Ritsuku, come si chiama, Rinpuku, quello che dobbiamo fare noi, non ce la farà mai. È anche bello aiutare un clan minore ogni tanto, scusa. Voi siete amici di camera da letto e poi dite che noi abbiamo fatto cose in giardino. Perché nessuno lo dice di voi due? Perché noi siamo due compagni di stanza dello stesso sesso, quindi... Un po' amareggiata, perché un po' ci speravo che fosse lui, perché avevo visto che aveva aiutato Hitoshi, cioè, però lo vedo che è sempre così preso, no? Non ci dice mai sì o ci fa capire qualcosa, no? Certo che non poter nemmeno vedere la tua faccia da dietro con la maschera, in realtà... Secondo me è perché è brutto. È per quello che noi scorpioni portiamo la maschera, siamo tutti estremamente orribili. Io lo guardo. Vabbè, vorrei dire che mi sono sbagliata e che alla fine io e Akira forse dobbiamo cercare qualcun altro. Scusa me, è la scorpiona, così a tre nel giardino. Intendo dire, eravamo in tre nel giardino. Non è lei. La scorpiona, sì, sì, dai, chi altro potrebbe essere? C'era solo lei. Vai, Oshi, vai da tua cugina e chiediglielo. Puoi farla venire qua che mi sta simpatica, per favore. Vabbè, io intanto vado da mia cugina. Ok, su questo Oshi si alza dal tavolo, ti guardi in giro e non la trovi. Non trovi tua cugina e non trovi neanche la campionessa del drago, che magari se n'è andata semplicemente perché ha visto che aveva fatto il suo. Stava decelerando la situazione. Si stavate divertendo, ha detto vabbè, lascio il giovane divertirsi. Tuo cugino invece non c'è, ma cala un improvviso silenzio all'interno della casa del Sakè. Il cigolio delle porte che si richiudono e un numero piuttosto sostenuto di individui entra e un po' come un branco è palese che ci sia un capetto davanti e tutti i suoi minion dietro. Il capetto è un tizio smilzo con un kimono sudicio completamente pelato, sentite la puzza dell'alcol che probabilmente ha già bevuto anche da metri di distanza, non che adesso voi profumiate. Ma nonostante questo basta la loro presenza, la sua presenza all'interno della casa del Sakè per far calare un silenzio, come se gli avventori di questo luogo sapessero che è meglio non dar fastidio, anche perché stiamo parlando di comunque una decina abbondante, così a colpo d'occhio, di persone in kimono armati di katana. Senza effigi, senza niente. Senza effigi, senza wakizashi. Katana. Quindi se hanno solo katana potrebbero essere volendo dei ronin. Dei ronin. Potrebbe esserlo. Ok. Io in realtà che ho fatto abbastanza finta di essere ubriaco, perché l'alcol lo reggo da Dio, quindi sono estremamente abbastanza sobrio. Visto che sono l'unico in piedi in questo momento perché mi sono alzato per spostarmi, loro dove sono? Cioè noi abbiamo la tavolata, loro sono tipo di fronte alla nostra tavolata dalla parte corta. Sì, sono un po', sono abbastanza distanti all'interno della casa del Sakè ancora, sono proprio davanti alla porta. Ok, io mi avvicino al fondo del tavolo in modo tale che se loro si dovessero avvicinare mi trovano lì in piedi. Ok. Con le mani dentro le maniche del kimono. Okay. E li guardo, Loro, lui in primis, si avvicina proprio nella vostra direzione. Prima passata al banco, guarda l'uomo dietro al bancone. Non so neanche se nelle case del Sakè ci sia effettivamente un bancone oppure no. Facciamo di sì. E gli dice del Sakè per tutti. E dopodiché cammina verso di voi con in mano il suo bicchierino di Sakè. Si avvicina a te, Oshi. Tu gli stai sbarrando la strada o sei semplicemente lì? No, gli sto sbarrando la strada. Non voglio che si avvicini al nostro tavolo. Ok. Lui ti guarda. Ragazzino, permesso? Diciamo che il mio rango vi impone, signore, di trattarmi con estremo più rispetto di quello con cui mi state trattando. E comunque questo tuo rango? Shh, shh, shh. Stai zitto? Sono Scorpione, lasciami parlamentare. Ok. Inoltre questa è una festa privata per gli partecipanti al torneo, quindi se potete trovare un tavolo da un'altra parte. Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Di squadra? Io non vedo spade, non vedo wakizashi, vedo un gruppo di bambini ancora con il latte alla bocca che stanno festeggiando, non so, il compleanno di qualcuno. Non mi ha detto nessuno che è una festa privata. Mi sembra che ci siano tanti avventori oltre a voi qui, sono tutti i vostri amici? Chiunque porti rispetto per il luogo in cui siamo e per il momento in cui si sta svolgendo il torneo di Topazio è un nostro amico. Per quanto riguarda persone che non rispettano gli altri, non sono nostri amici. E non ho sicuramente bisogno di una spada o di una wakizashi per tenervi testa. Interessante. Paroloni. Coraggioso, ragazzina, coraggioso. Tiene testa a tutti. Tutti soprattutto. Tiene testa a me. Eppure, in strada si mormora. Si mormora che quest'anno i partecipanti al torneo di Topazio siano così scarsi, proprio gli scatti ultimi dei clan, che persino i clan minori abbiano avuto accesso alle graduatorie, persino un gaijin, si dice. Vabbè che oddio, indica la ragazza dell'unicorno, non è che ci siamo andati tanto vicini, eh? Beh, almeno noi siamo qua per una motivazione valida e per portare onore alle nostre famiglie. Voi a chi avete rubato le vostre katane? Ah, la mia è piovuta dal cielo. Me l'avranno mandati, boh, uno degli amici immaginari della Fenice. Ehi, amici. E io mi alzo in piedi e cerco di far cascare qualcosa attorno a me barcollando. Cerchiamo di moderare i toni, che dite? Noi stiamo festeggiando, voi state facendo qualunque cosa vi piaccia fare. Ognuno per la sua strada, che ne dite? Ti guarda? Questo sorriso sta fatto dalla faccia. Tu? Sei qui, al Torneo di Topazio, per rappresentare il granchio, la muraglia, la difesa. Tu. Bene, l'imperatore sta facendo un ottimo lavoro, immagino. Io almeno sono qui. Voi non siete nessuno, o sbaglio? Il torneo l'avete fatto? Non credo. Clan? Segni distintivi? Ripeto, ognuno per la sua strada, o tutti voi contro tutti noi. Non vi conviene. Non conviene a nessuno. Oshi, lasciali stare. Ma io ero convinto che a voi bambocci dei clan maggiori almeno avessero insegnato che, boh, non lo so, ad esempio le spade tagliano. Quindi esattamente voi come dovreste tenere testa a noi? Così a parole? Non siamo a corte, neanche io. A parte che, a giudicare dall'odore, non credo che tu sia esattamente un abitué delle corti. Beh, a giudicare dal vostro odore, voi non siete abitué dei bagni. Mi alzo anch'io. State sfidando la nostra pazienza. E cosa succede quando si rompe la pazienza, signorina? Potresti chiederlo ai miei amici immaginari. Non lo so, non sono ancora qui. Oh, scusa, mi perdoni, mi sono dimenticata. Non parlano con tutti, soprattutto con quelli maleducati e che non portano rispetto degli altri, o perlomeno della situazione. Ma perché ci aggredite in questo modo? Noi non abbiamo mancato di rispetto a nessuno. Entrati qui, io ho chiesto di passare e il granchio molto lo scorpione molto scortesemente si è messo in mezzo tutto d'un pezzo così a fare il grosso. Va bene, noi vi lasciamo passare. Voi quindi dove andate? Di grazia, lontano da dove noi stiamo festeggiando, giusto? Vi spostate? Ma sai che c'è? È che tira fuori molto lentamente la katana. Dopodiché con un gesto molto rapido la batte sul tavolo, la lama entra di svariati centimetri. Questo qui è il nostro tavolo. Noi ci teniamo tanto al nostro tavolo. Fossi in voi terrei più alla faccia. Mi sto per giocare la campagna, aspetta. Ok. Oshi, ragiona attentamente. Io avrei una cosa che voglio fare, ma vai pure tu, Gabrio. Gli do un cazzotto in pieno collo, qua. Secco. Ah. Secco. Secco, rigido. Ok. Direi che tiro sul fuoco, che dici? Allora. Sì, tira sul fuoco. E direi... Vabbè, combattimento marziali senza armi, senza quindi 0, sì. Quindi sono 3 di fuoco proprio, secco. No, questo mi sta immagino troppo Akira che fa tipo... È stato un piacere, amici. Allora, aspetta. Della serie lui che provava a parlamentare, Oshi che mena, ma veramente siamo io mi sono trattenuta fino all'ultimo, Gabrio. Io no. Abbiamo appena perso tutto, questi ci ammazzeranno i Toshi, voi lo sapete, vero? Beh, ho 2 opportunità però, eh. Bellissimo. Fai per tirargli un pugno, ma non hai davanti un contadinotto, hai davanti comunque un Ronin, quindi probabilmente lui semplicemente se lo aspettava, quindi schiva abbastanza facilmente il colpo e ti guarda. E Isawa, tu stai per fare qualcosa? Io vorrei, sì, chiudere gli occhi e vedere se i miei amici immaginari mi rispondono. Ok. Non so se hanno qualcosa da dirmi in questa situazione. Io prego che rispondano alla mia richiesta di far vedere a questo tizio che non devono romperci le scatole. Vedi, fammi un tiro. Ce lo devo fare su vuoto? Sì, secondo me in questo momento sì. E puoi scegliere in realtà fra meditazione o teologia. Teologia? Vai. Non è propriamente, ma stiamo facendo una scena molto, molto narrativa, quindi va bene così. No, ho sbagliato, aspetta. Sei su copy? No, ok, sì. No, 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 è giusto, è giusto, sì, solo sì, che non ho 3, ho 2 in voto. E hai 3 bianchi? 3 abilità? Sì. Porco. Teologia 3. Ok. Cosa tieni? In realtà ti servono 2 successi. Quindi la prova è anche abbastanza pulita. No, allora mi tengo i 2 successi. Io me ne terrei uno col turbamento. Ci sta. Ricordatevi che abbiamo cambiato scena, quindi portate a metà il vostro turbamento se eravate oltre. E ricordatevi che ci si può smascherare. Ci si può rompere. Quindi ti tengo questi 2. In realtà ho tenuto l'esplosivo. Vabbè, ho tenuto questo, non l'esplosivo, nel senso... Quello che vuoi tu. Ok, perfetto, pulito così. Col turbamento. Ok, chiudi gli occhi e riesci a raggiungere uno stato... quasi meditativo, ma in un tempo che non combacia quello meditativo, quindi sembra quasi qualcos'altro. Ma chiudi gli occhi e nell'arco di un secondo praticamente sei da qualche altra parte. Sei completamente zuppa di pioggia, tutto intorno a te piove molto molto forte, un gran temporale, hai i piedi nel fango, quindi capisci di essere all'esterno, e uno scintillio. Sei di nuovo nella casa del Sakè. Ma qualcosa hai visto. Quando riapri gli occhi, c'è Oshi che ha appena tentato di dare il pugno al tizio. Il tizio che lo schiva molto semplicemente, gli occhi incollati addosso a Oshi, e fa per dirgli: questo non avresti dovuto. Non finisce la frase perché Oshi senti una forza che ti sposta appena appena, ma una certa forza, una certa pressione, e la frase rimane in bocca al Ronin nel momento in cui Hinata ti scosta e gli dà una testata fortissima sui denti e penso che scatti una rissa. Quindi mi tirate l'iniziativa, ovvero mi fate un tiro di... aspetta che non mi ricordo il nome. Minata, ricordiamo che è la mia muscle waifu preferita. Esatto, è un bel torello comunque. Tattica, ecco. Tattica, con l'anello che mi dichiarate. E, esattamente come prevede il torneo, vi faccio un mini riassunto degli approcci. Perché da adesso siamo al primo... combattimento ufficiale, questa non è una prova del torneo, questi siete voi che venite alle mani, e quindi si applicano ancora in maniera tutto sommato superficiale, ma le regole del combattimento. Quindi si va di forme, giusto? Si va di forme, dichiarare un anello sancisce che voi agirete in quel turno con quell'anello lì, non si può cambiare nel mentre, e la buona notizia però è che vi dà anche dei vantaggi concreti, che è la tabella che vi ho riportato anche oggi, okay, che adesso ripetiamo, ovvero okay, scegliere l'approccio di la forma dell'aria significa che assumete una forma che predilige la grazia, aggirando agilmente gli avversari e facendo tutto quello che appunto è di grazia, di riflessi, e l'effetto è che il tiro necessario delle prove che vi bersagliano è aumentato di 1. Quando siamo in combattimento non c'è la CA come in D&D. Voi o il nemico devono semplicemente fare 2 successi e il colpo non vale realmente a segno, ma vi affatica. Ogni successo ulteriore fa un danno in più. Una volta che la stanchezza combacia con la tenacia, abbiamo dei problemi. Lì diventiamo incapacitati e se ci colpiscono di nuovo sono critici, partono gambe, partono braccia, partono teste. Mentre invece la forma della terra, che è la forma diciamo difensiva, appunto vi mantenete saldi e ben difesi, e questo fa sì che non si possano spendere opportunità per triggerare dei colpi critici. Quando fate un colpo e un colpo va a segno, spendendo 2 opportunità voi fate un colpo critico. Colpo critico entra direttamente, fa parecchio male. Però si possono sfruttare le opportunità anche per tutta una serie di altre cose non legate all'anello di per sé. La forma del fuoco è l'attacco vero e proprio, quindi ci si scaglia contro gli avversari, e questo fa sì che voi possiate contare anche i turbamenti come successi extra. Non è che non contano più come turbamento, vi turbano, ma comunque riuscite anche a fare del danno. Okay. La forma dell'acqua è quella più flessibile, che vi permette di adattarvi. Infatti potete fare una seconda azione che non sia che non richieda una prova. Quindi banalmente in Leggenda dei Cinque Anelli estrarre la spada e impugnare un'arma è un'azione. Prendendo la forma dell'acqua potete estrarre e colpire nello stesso turno, perché non richiede una prova, però è un'azione farlo. Poi nel vostro turno avete azione e movimento, non esiste azione bonus qua. E infine la forma del vuoto è un po' il distaccarsi dal corpo, lasciarsi muovere semplicemente dallo spirito, e questo fa sì che voi possiate ignorare invece il turbamento, perché non potete turbarvi nel momento in cui non percepite emozioni. A voi tiri. Sam, scusami, una domanda, yes, ma noi possiamo sottrarci dal conflitto? O ormai è partito, dobbiamo menare? Ormai è partito, puoi sicuramente fare il tuo tiro di tattica e poi durante il tuo turno fai quello che vuoi. Ok. Ma io che tattica ho? Zero, che tiro l'anello. Tiri l'anello di tattica. Ok. Ah sì, anche io ho 0 per esempio, lo stavo per chiedere. Io vado di aria. Yes. Sì, anch'io. Fate uno alla volta così vediamo i tiri. Me li segno. Bene, vado io allora, aspetta. Vai, vai, tranquillo. Io invece continuerei di vuoto. Allora, giusto per nozione, visto che comunque è uno starter, quindi siamo un po' tutorial, lo dico a voi e lo dico a chi ci segue. Siccome tecnicamente avete fatto scattare voi la issa, nel senso che tengo buono l'attacco di Hoshi, che poi si è concretizzato con il drago che viene a dare manforte, ma siete stati voi ad alzare le mani. Quindi la vostra tattica si basa sulla... Allora, aspetta... Sì, sulla concentrazione. Mentre invece se subisco l'attacco di un nemico, sommo la mia vigilanza. Sommo quanto ho la guardia alta. Ok, io ho fatto un esplosivo e due cose, due opportunità. Quindi tengo esplosivo un'opportunità per cancellarmi il turbamento, e aggiungo un dado. Yes, vai. Che è sempre questo, sì. Niente. Fatto un sacco di opportunità oggi. Oggi va di opportunità. Purtroppo oggi vado di opportunità. Vabbè, poco, ma forse c'era qualcosa che potevi fare, eh? Beh, ho fatto 3 opportunità volendo, non so se... Sì, puoi spenderle anche, nel tiro di tattica, a seconda dell'anello che hai utilizzato, quindi tu aglia. Sì. Ok? Allora, quindi hai fatto un totale di 1 successo. Sì. Quanto hai di concentrazione? Aspetta che ho 46 robe aperte, anch'io devo cercarlo. Yes. Concentrazione 6. Ok, quindi un totale di 7. Toshi 7 di iniziativa. Ok, con il tuo punto di aglia posso dirti che noti che gli sgherri alle spalle del tizio del capetto, anche loro ovviamente si uniscono alla rissa, ma riesci a puntarne uno, che se vuoi potrà essere il tuo avversario, che nel muoversi nella vostra direzione visibilmente zoppica. Quindi potrebbe essere un anello debole. Sotto chi tocca? Vuoi andare tu, Anna? Io ho detto che sarei andata avanti con il vuoto. In realtà, dato che non abbiamo ancora tirato, ti posso cambiare l'approccio? Sì, non hai tirato, quindi non c'è approccio ancora. Allora, e io... il tiro di tattica non è il tiro di attacco, eh? Ok. Questo è stato il vostro ingresso nel combattimento. Ok, allora io ti direi che uso l'anello acqua, in realtà. Vorrei essere come l'acqua che ho appena visto. Cioè, tecnicamente, essere un po' più... preparata eventualmente a capire quello che vorrei fare e adattarmi, quindi farei una cosa di questo tipo. Quindi correggimi se sbaglio, tiro 2 dadi neri non avendo tattica, 0 bianchi. Yes. Ok, e quello mi tengo. Un singolino. Quanto hai di concentrazione? 5, quindi in totale 6. Ok. Ida. Ora ci divertiamo. Allora io vado di aria, che ho un dado solo. Meraviglioso. E non ho bianchi in tattica. Io chiaramente avrei un piano, ma sono troppo annebbiato, quindi vada come vada. Ah! Beh. Strano, vedi? Ormai è il momento opportuno. Con concentrazione ho 3. Concentrazione quindi... hai 3, quindi 4 totale. Esatto. Ok, allora i miei bei Ronin hanno mi pare di ricordare un onestissimo, adesso, un onestissimo 4. Esattamente. Quindi mi faccio il mio. Mi sono preparato una schermata apposita. Dove l'ho messa? Eccola qua. Per lanciarmi anch'io i dadini. Oh. 1, 2. Beh, neanche chissà cosa. Allora Oshi, sei il primo. E praticamente siete intervallati, ognuno di voi a uno dei Ronin. Non so tirarla per ognuno di loro, sono 12, finiamo domani. Quindi semplicemente va uno di voi, va uno di loro, va uno di voi, va uno di loro. Però abbiamo sancito il primo, loro fanno 6. Quindi Oshi con 7 sei il primo ad agire. Io diciamo che mi estraggo il Bokken. Il mio Bokken tutto spaccato, lurido, e vado dritto verso il tizio che zoppica. Ok, perfetto. Non puoi attaccarlo però, perché appunto l'hai restretto. Vabbè sì, non ti fai neanche fare il tiro, perché tanto non c'è un'azione che puoi fargli. Ok, perfetto, sei su di lui. Agisce. No, ok. Agisce lui. quindi, che vedendoti arrivare cercherà di darti un bel cazzotto sul naso. Quanto hanno loro? Vabbè. Poi quindi fuoco. Perfetto, mi faccio il mio tiro. Bellissimo. Fa un poco cacare, ma... no, purtroppo non riesce. Quindi probabilmente addocchi la gamba su cui lui metterà meno peso e riesce a schivare facilmente il colpo. Seconda classificata, Ritsuko. E se vedo che sta andando in giù, in realtà io prendo abbastanza coraggio e gli tiro un pugno. A chi? Stomaco. A quello che ha tentato di colpire Oshi. Quello zoppo? Sì. Va bene, vai. Ho una domanda, questa sì. È inerente alla scheda. Se io come pugno ho un raggio 0, cosa significa? Nel senso che devo essere letteralmente... Devi essere lì, sì, devi essere addosso. Quindi non puoi lanciare il pugno. No, ho capito, ma sono abbastanza vicina per poterlo fare? Sì, sì, con un movimento raggiungete tutti, okay, la casa adesso che non è così grande. Quindi ti tiro... cosa? L'anello, fuoco, perché lo stai attaccando. Fuoco, esatto. E arti marziali disarmati. Mani libere, boh, vediamo. Aspetta, arti marziali, fammi vedere. No. O meditazione, qualcosa. Vabbè, ma comunque vanno bene. Va bene il fuoco. Ok. Ok. Devi incrociare le dita. Serve un altro successo per infliggere dei danni. Devo fare add dice, giusto? Yes. Uno solo, eh. Ah no, giusto. Purtroppo niente. Quindi... nulla di fatto. Nulla di fatto. C'è uno schiva. Ok. Ci provo. Tu ti butti, ma ovviamente tu avevi in teoria uno, che sarebbe stato il tuo avversario. Tuo avversario che in maniera estremamente onorevole cerca di prenderti alle spalle, dandoti un bel pugno nel cervelletto. E ce la fa, mi sa. Mica male. Ti fa 2 danni sulla stanchezza. Un bel pugno alle spalle. Molto onorevole. Raga, non vorrei dirvelo, ma non è che ho tantissimo di stanchezza, eh. Quanto ha? 8. Ah, beh, non si muore, eh. Però diventa incapacitato. Non può più muoversi o fare azioni. Si è un po' in balia, insomma. Ma è una rissa, non è che sei esattamente skillata in risse. Ida! Siamo tutti con lei. Ma Ida non è con se stesso. Considerate che con il picco di adrenalina e tensione, se volete ignorare la sbornia, vi passa abbastanza in fretta, eh? No. No. Ida in questo momento entra in modalità non facciamo scemenze. Ah. Io vorrei spostarmi per fare praticamente da muro a Hitoshi. Non combatto, mi sposto della serie Hitoshi non deve morire. Quindi anziché combattere mi muovo per proteggerlo. Ok. E mi metto in difensiva. Sì, ti direi fammi un tiro di terra. Ok. Almeno hai i vantaggi della terra. E che uso di abilità? Ti direi... Cioè, nella mia ottica, cioè, io vorrei fare una mossa intelligente per una volta. Cioè, anziché prendere e menare, prendere e difendere. Quindi non ho idea di che... Per me è sempre arti marziali... Stai combattendo? Allenamento no? Allenamento è più di resistenza. Beh, oddio, però se lo sto difendendo, cioè, l'idea è becco io i colpi suoi. E questo serve la terra, l'anello di terra. Quindi arti marziali senza arma? Quindi è 1 e terra è 2. Ok. Quindi 2 e 1. Come al solito, successo e opportunità. Ah, purtroppo sì, non ti bastano per avere... Vabbè, però in realtà non dovevi superare un tiro necessario, quindi ok, va bene. Serviva semplicemente per avere il bonus della forma della terra. Però l'opportunità me la terrei. Tieni l'opportunità. Cioè, il successo e l'opportunità, me ne posso tenere due. Vorrei tenere il successo e l'opportunità. Ok. La posso usare narrativamente, no? Sì, vediamo un po'. Stando lì a prendere le botte per i toshi, vedere se per esempio qualcuno è interessato a menargli. Cioè, vedere se stanno puntando lui o se è una rissa normale. Allora, ti ha detto super bene, perché l'opportunità di terra in questa scena si converte che puoi spingere uno dei tuoi alleati da parte e lui per questo turno non potrà essere attaccato. Quindi è letteralmente quello che volevi fare. Meraviglioso. Ok. Ovviamente lo spingo, sbatte la testa e muore. Fine. Finita. In tutto questo ovviamente anche tu avevi il tuo avversario che ti si butta addosso. Ma fa cagare anche lui purtroppo, con un solo successo non riesce a farti niente. Nel mentre il round si chiude con una scena molto interessante, perché se vi ricordate il capetto dei Ronin con una mano ha tirato fuori la katana, l'ha infilzata sul tavolo, nell'altro teneva il bicchierino di Sakè. Bicchierino di Sakè che dopo essersi preso la testata sul naso appena riapre gli occhi, butta in faccia a Hinata, alla ragazza del drago, probabilmente per prenderla di sorpresa, perché nonostante sia una ragazza è ben più prezzata di lui, che comunque è Cirino. Ma assistendo a questa scena il leone si butta in difesa della ragazza e quindi affronta lui il capetto. Nuovo giro, Oshi. Ok, io ho estratto il bokken, sto correndo in faccia al tizio, vedo la gamba dove lui appoggia più, dove lui cerca di non appoggiare peso, appunto perché è quella su cui sta zoppicando, e cerco di di dargli proprio una botta sul ginocchio con il bokken. In realtà il bokken lo tengo attaccato al braccio in modo tale come per potenziare una gomitata proprio sul ginocchio, proprio per cercare di spaccargli il ginocchio e buttarlo a terra. Nice. Quindi continuo su fuoco io. Yes. Proprio sono incazzato. Sono incazzato. Ci sta. Quindi ti uso fuoco e ti uso mischia. Armi da mischia. Quindi ho 3 di fuoco e 1 bianco. Quindi 3 di fuoco e 1 bianco. Mi tengo i 2 successi con il turbamento. E essendo fuoco ho due successi in più, perché sono 2 turbamenti, quindi 4 successi. Allora sì, 4 successi di cui 2 ti servono per fargli un danno e gli altri 2 ti fanno altri 2 danni, quindi gli fai 3 danni in totale. Lui accusa non poco. Quanto hanno di tenacia loro? Sono tenaci? È ancora in piedi, ma tira delle bestemmie abbastanza interessanti e è fatto molto molto male. Ovviamente immediatamente lui cerca di darteli indietro. Vediamo se era successo nel fallo. Interessante, era successo sì. Era successo sì con un turbamentino, ma se ne fotte abbastanza. Ok, ho anche 2 opportunità, quindi posso triggerare la loro mossa speciale. Quindi riesce ad attaccarti, ti fa un danno sulla tua tenacia. Ok. E attiva la mossa che da manuale si chiama Siediti ragazzino. E praticamente nel colpirti con una manata sul petto ti fa cadere a terra. Quindi nel tuo prossimo turno dovrai utilizzare la tua azione di movimento per alzarti. Quindi non potrai allontanarti da lui. Vale 4, dicono in chat. Con 2 gli fai un danno, perché vale 4. 2 un danno più 2. Se vale 4 poi aggiungiamo, tanto non cambia. Ok, lui ti ha attaccato. Dopo c'è Isawa. Allora, ma io non posso usare tipo fuoco, cose, non posso usare niente. Cioè non è... Se non hai tecniche no. Non ho tecniche per ora. Allora no, devi aspettare il level up e prenderti palla di fuoco. E prendermi palla di fuoco. Però, dato che io non sono una grandissima combattente, agirei ancora, diciamo, cercando di rimettermi un attimo. Cioè, ho appena preso un colpo in testa, quindi in realtà... Male. Ecco, vorrei un attimo analizzare un po' la situazione, ma analizzarla non in maniera aria, non so come dire, analizzarla sentendomi a mio agio, quindi con i kami. Ok. Ok. Vedere che cosa posso fare, se insomma, se i kami sono lì, cioè se mi danno un qualche tipo di suggerimento, perché io non posso essere così utile sotto il punto di vista di una rissa. Tutto qua. Ok. Quindi ti tiro 2 di vuoto. Sì. Peccato che non... Ah, scusa una cosa però. Yes. Il mio Bokken spezzato fa 2 danni, eh. Ah, interesting. Allora forse era questo che intendevano in chat. Fa 2 danni il mio Bokken. Ok. Infatti stavo controllando effettivamente quanti danni facesse la mia arma. Ok, interessante. No, allora lo mandi KO. Quindi cancellati il danno che ti ho fatto prima. Perfetto. 1 per sdraiato. Perché è scheggiato, gli ho lasciato le schegge nella gamba e andrà in cancrena, te lo dico io. Bene. 2 opportunità e un turbamento. Ok. Cosa decidi di tenere? Un'opportunità. Un'opportunità. Con un'opportunità io ti posso dire che ti concentri con scarsi successi purtroppo, ma c'hai il dubbio, non è una certezza perché non hai avuto successo nella prova, però ti viene il lecito dubbio che qui non ci siano forze sovrannaturali all'azione, ci sia soltanto la stupidità e forse l'egocentrismo e l'egoismo dell'essere umano, basta. Non ha nulla a che fare né con quello che vi è successo la scorsa notte, né con kami adirati con voi, né niente. Avete semplicemente incrociato la strada con della gente poco raccomandabile e voi eravate anche un po' alticci. Ok. In tutto questo il tuo migliore amico di coppini ti fa un coppino. No, non è vero, a sto punto te lo dà in faccia, perché ti sei anche girato a un certo punto, però hai gli occhi chiusi, ma lui non se lo aspetta, quindi pensa che schivi, e in realtà tu sei assolutamente ferma nel vuoto e il suo colpo va assolutamente a vuoto, con 2 dadi completamente neri e un'opportunità, per dire che faccio cagare anch'io. E Ida. Io proseguo nel mio intento, visto che funziona, Hitoshi l'ho protetto, chiaramente adesso punto a Ritsuko, cioè 1 a 1 li butto dietro finché non riesco a menare qualcuno. Quindi sì, io proseguo con terra e quello che era, insomma. Ah, bene. Io terra ho 2, mi pare. Eh sì, me li prendo tutti e 2 i successi e mi cucco tutti e 2 i turbamenti. Ricordatevi come si chiamano lo smascheramento, il turbamento, la solita turbamento. Io ho già dato settimana scorsa, sto a 0. Sì, sì, questi però li prendi. A questi sì, ma tanto ho 10. Di massimo. Sto una crema. Buono, buono. E ok, allora... ti direi che col tuo successo... No, dimmi tu. No, io fondamentalmente vorrei fare esattamente quello che ho fatto con Hitoshi. Quindi, allora, non, cioè, tecnicamente io... non puoi, perché non hai l'opportunità per triggerare la mossa che lo tira indietro. Ma ti piombi... Aspetta, serviva l'opportunità? Sì, quella è una mossa di opportunità. Però a me bastava un successo, quindi io volendo posso prendere un successo e un'opportunità per riuscirci come prima. Ti dico che in realtà a me narrativamente non... Cioè, quello è a livello meccanico. A livello meccanico io in quel turno non posso attaccare Hitoshi in nessun modo, perché tu hai usato l'opportunità. Ma avendo 2 successi, essendoti messo tu in una posa difensiva, ti blocchi davanti a Isawa, gli fai da muro e qualsiasi attacco deve passare attraverso te. Posso anche dire una parola o... Sì, sì, fino a 6 parole mi sembra che siano concesse. Pensa a Hitoshi. Ci stiamo. Sono stato abbastanza esplicito. Famosa HP. Molto molto bene. E... nuovo round. Il nuovo round comincia con... un urlo. Qualcuno nella rissa si è fatto male. Da questo momento in poi potete spendere opportunità non legate all'anello per cogliere cose che stanno succedendo nel marasma che avete tutto intorno, principalmente inerenti agli altri concorrenti e ai vostri compagni. Oshi, il tuo è caduto. Ok, domanda. Yes. C'è qualcuno vicino a me a portata di attacco ma che al momento mi dà le spalle? Visto che sono scattato in avanti. C'è quello che sta menando Itsuko, che si è appeso alle spalle lei, lei è venuta da te. Ok, quindi io volendo se lo attacco lo prendo alle spalle. Yes. Perfetto, allora io continuo sull'approccio di fuoco, lo attacco in modo tale che siccome io sono non visto in questo momento da lui, mi si triggerà anche il cammino delle ombre, che aggiungo 2 danni ai danni inflitti siccome lui è inconsapevole della mia presenza. Interessante, se lo colpisci... Se lo colpisco, sì. Allora, quindi... Vert style, insomma. Esatto. Sempre lì andiamo a finire. Oh, siete voi che mi avete fatto giocare al ladro, non me lo dovevate far giocare. Allora, sono 3 di fuoco e 1 di schiaffi a mani nude. No, non accetta, Gabriele, devi fare roll. Dai. Beh! Che dire, amici... Sarebbero 1, 2, 3. Mi cancello anche il turbamento e ritiro l'esplosivo. Ah, ma sì, ci siamo. Ma perché no? 4. Mi prendo un turbamento, vado a 3 di turbamento. Quindi ma lo sciotta. Perché sono 2 danni di Bokken più i 2 danni perché non mi sta vedendo, più tutti gli altri danni, quindi in realtà... Attacco furtivo, fiancheggiamento. Esatto, furtivo, fiancheggio e tutto il resto. Tanta roba. Stiamo tenendo il conto delle kill, giusto? Io sono a 2. Come lo stendiamo questo? Lui in realtà, siccome non mi vede da dietro, io praticamente faccio piede perno, quindi mi abbasso sulla gamba e faccio un calcio a girare falciandogli tutte e due le gambe, e nel momento che è a terra gli tiro una gomitata sul grugno per farlo svenire. Ok, malissimo, malissimo. Perfetto. Itsuko. Allora, io vorrei... non posso aiutare magari un mio compagno che sta facendo un'azione? In che senso? Tipo, se vedo che... Ida sta cercando di tirare indietro le persone. Posso aiutarlo? Voleva tirare indietro te. Appunto, a quel punto posso mettermi anche io lì a proteggere Hitoshi e aiutare Ida? Se vuoi andare indietro e proteggere Hitoshi, puoi, certo. A questo punto io farei così, cioè andrei un po' sulla difensiva osservando quello che sta succedendo. Ok. Mi tiro un po' più indietro. Come Ida, terra, più combattimento a mani nude. Ricordo che la forma della terra fa sì che io non possa spendere il... 2 opportunità per farvi un critico. Il critico in questo caso è che vi straiano, appunto. Opportunità e successo. Ok. Vediamo. Ok. Allora, su un singolo successo non ti serve a granché, ma con l'opportunità posso dirti che puoi scegliere uno dei tuoi compagni. E io ti dico una cosa, cioè ti dico che cosa gli sta succedendo in questo momento. Scegli tu chi. Non mi riferisco a loro due, che ovviamente sai. Ok, la ragazza del drago, Hinata. La ragazza del drago, Hinata. Ok, la vedi che sbatte molto le palpebre, evidentemente l'alcol negli occhi le ha fatto male, ma non sta fronteggiando il capetto, che si è immediatamente appunto ingaggiato con il leone, con cui in questo momento si sta battendo. Ma Hinata... non è granché. Nel momento in cui ti giri vedi che lei sta sbattendo le palpebre semplicemente perché davanti a lei non c'è nessuno. Lei il Ronin ce l'ha in mano, così su 2 mani, e lo sta lanciando contro un muro. Lui si schianta contro il muro e cade, non si muove più. Hai il dubbio che sia morto. No, morto no, ma probabilmente paralizzato a vita. Quindi lei non sta avendo grossi problemi in questa rissa. Sembra una che di risse neanche fatte un po'. Ok. Però sì, il sake negli occhi non fa bene. Dalla mossa di prima della testata diciamo che lei è skillata, quindi sta... sì, si vedeva infatti. Che è abbastanza... forse non bisogna farle girare 5 minuti. Ok, Ida. So di averli messi in sicurezza, quindi a questo punto io carico. Vado in ire a carico. No, è bello perché tu sei arrivata a fare muro a Isawa. Isawa va a proteggere Hitoshi, quindi è un continuo. Tutti vogliono proteggere tutti, ma nessuno che è realmente protetto. A me di proteggere la gente non me ne sta fregando un cazzo di... Io voglio... sono arrabbiato, voglio menare tutti. Ci sta. Perché allora, a casa non me lo fanno fare. Io meno pure troppo a casa. Allora diciamo che io sto tranquillo che adesso lei sta pensando a Hitoshi e l'ho parata per un pezzo. Quindi adesso io vorrei... Io ho bisogno di descrivere qual è il mio intento. Esattamente. Io vorrei caricare il capetto che sta combattendo col leone. Sì. Ok? Ma non gli voglio far male, cioè non lo voglio ferire. Vorrei tipo caricarlo di testa tipo ariete per spostarlo, capito? Per levarlo dal leone. Per me è fuoco. Fuoco è un attacco. Tu Yemeni. Sì, 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 è un attacco Yemeni. Beh, oddio, lo sto comunque caricando di testa per spostarlo. Sì, certo, ma non gli spaffa bene. La tua finalità, però, è proteggere il leone. Maledetto, ma perché io ho sempre questo intento di aiutare il prossimo? Ma tu puoi andare lì e menargli e basta, cioè se questo va giù è sotto problema. No, sono un granchio onesto, vai a terra. Che... anche a me, secondo me, a terra. Vai. Sì. È sempre arti marziali senza arma. Poi se ce la fai, negativamente succede quello che hai detto, eh. Però non gli infliggi danni. Perché non è fuoco. Allora, che è questo? L'esplosivo più... e il ritiro, giusto? Questo è l'esplosivo più il turbamento. Ok. Però con l'opportunità mi levo il turbamento e posso ritirare. Cioè... yes, o ti incassi il turbamento e scopri cose. Non è obbligo, eh? No. Scopro cose. Il turbamento me lo prendo e ritiro comunque il dado. Certo, certo. Se sa mai. Ce l'abbiamo. Ma ha un costo. E vabbè. Se la colla? Mi accollo tutto. Ok, perfetto. Lo carichi, effettivamente. Riesci a disingaggiarlo dal leone. In questo momento lui è considerato ingaggiato con te. Tu sei in forma difensiva, quindi non posso usare le opportunità per sdraiarti a terra. E... mi puoi dire uno degli altri concorrenti su cui vuoi mettere l'attenzione? Deve per forza essere il concorrente, non posso dire voglio vedere da dove arriva l'urlo? Se azzecchi il concorrente giusto, sì. Ma sì, se vuoi sì, te la tengo buona, perché alla fine è un concorrente. Se poni l'attenzione su Kitsu Tsubasa, il leone... il leone, tanto avrei chiesto il leone, quindi... ti accorgi che... tiene... il piede destro in una maniera molto strana, come se non riuscisse più ad appoggiarlo. Hai il dubbio che sia stato... no, non ha la gamba scomposta, però è come se... tipo come quando prendi una stotta che non riesci più ad appoggiare il piede. Cioè proprio lì che riesce soltanto a puntellarsi con la punta del piede. Fortunatamente, cioè ti viene da pensare, meno male che sono intervenuto, perché sennò questo combatteva su una gamba sola. Lui non si è sottratto dal combattimento, ovviamente. Il leone sarebbe morto qua piuttosto. Ok. E con questo si conclude un altro giro. E io vi dico tic tac, signori. Che ovviamente c'è un clock qua che scatta ogni tanto, eh. Ma che si chiama vita di Toshi. ma Oshi, che sia questo il nostro ultimo round oppure no, chi lo sa. Allora, domanda. Ti faccio una domanda. Sì. Sul tavolo ci sono delle candele o delle lanterne? Ci sono delle lanterne in giro, sì. Non sui tavoli appesi alle pareti, ma ci sono delle lanterne. Allora non riesco ad arrivarci. Beh, oddio, se cambio approccio in realtà ho se passo all'approccio dell'acqua ho due azioni, giusto, teoricamente? Sì. Allora passo all'approccio dell'acqua. È arrivato il momento di intimidire questi stronzi. Dopo che ne ho stesi due, vado a prendere una lanterna. No. Vai tranquillo. Vado a prendere una lanterna. Sgancio metà della maschera, solo la parte sotto. Posso sganciare solo la parte sotto per liberare la bocca. Bevo una sorsa di sakè e lo vaporizzo contro la lanterna per fare tipo una palla di fuoco contro gli avversari. È diventato Yakuza Like a Dragon. Lo usiamo in teatro noi dello scorpione per fare effetti. ok, perfetto. Quindi ti direi, vabbè, acqua perché ho cambiato approccio. E ti direi, se me la dai come buona, esibizione. Ok, non gli fai del danno ovviamente. Però no, è solo per incutergli timore. Ok, ci sto. Quindi acqua più esibizione. Speriamo di passarlo. Acqua 1, esibizione 1. No, è giusto per... va benissimo. Sono proprio... tutti presupposti per dar fuoco alla fenice. Oh mio Dio. Cioè se ci dai fuoco ti picchiamo. Ma in realtà no. Oh Gabriel, non sai cosa hai fatto. Ma io non è che sto mirando per colpirli. In realtà sono distante. Lo faccio solo per tipo attirare l'attenzione e farli cagare. Cioè non è che gli... anche perché la vaporizza... raga, io ho sputato il fuoco nella vita vera. Cioè non prendi fuoco se ti vaporizzano addosso del fuoco, eh. poi vabbè, questo è un gioco di ruolo, me la piglierò nel culo, ma quello è un altro discorso. Qui vedi come prendiamo fuoco, che è una gioia. Fermi! Io li tengo tutti e due e lo faccio esplodere. Eh beh sì, vorrei ben vedere. Beh. Allora, con l'opportunità cancello il turbamento perché sennò mi smaschero. Perfetto, è un problema. E quindi mi tengo due successi. Ok. Con due successi, narrativamente parlando, direi che la tua intenzione è quella di intimidirli, ma uno degli sgherri proprio in quel momento ti passa davanti e, essendo che gli dai fuoco alla testa che sembra Ghost Riders, lui... praticamente rompe una finestra e si rotola fuori. Quello è un problema suo. Nel cercare di spegnersi la testa. Quindi uno in meno. Conta come kill? Conta come fuori gioco. Perfetto. Siamo a tre. Ok, siamo a tre. Vai. Ok. Quindi non subire l'attacco perché hai steso il tuo. Tocca a Isawa. Ma adesso l'incendio com'è? Cioè, no, senso... no, è stata una fiammata così che si estingue all'istante. Nel momento in cui finisce il sake in bocca, nulla si appicca, cioè, non sono poco, un drago io. Tranne la testa del tizio. La vaporizzazione cosa fa praticamente? Fa questa specie di palla di fuoco che si estingue immediatamente. No, no, esatto, esatto. Solo che se gli dai fuoco ai capelli appiccia. E vabbè, quelli sono cazzi suoi, cioè così imparano a mettersi una maschera e un cappuccio come tutti noi dello Scorpione. Mi viene un po'... no, dentro un ambiente chiuso così, non lo fare. No, brutti ricordi. Quindi sul momento in realtà... eh sì, no, sì, è vero. È gravissimo, gravissimo. Quindi in realtà io scatto un po' in avanti. La chat però è attenta, infida e bastarda. E sottolineo che tu puoi tenere solo uno. Vabbè, significa che smascheri semplicemente. Perché ti prendi il tuo commento. E perché rilanci... E allora vaffanculo, mi smaschero. Una volta fatto questo, io mi smaschero, che esplodendo tipo in una risata estremamente maligna. Cioè proprio, vedi proprio, siccome non ho neanche più il pezzo sotto della maschera, si vede proprio il sakè che cola e si vede proprio che io sto sorridendo, cioè proprio con cattiveria. Benissimo. Evil Oshi. Cos'è un vampiro? Esattamente. Io quando mi smaschero rido, ragazzi, che vedevo dire. Isawa. Dicevamo. E questa cosa mi mette ancora più ansia in realtà. Beh, vorrei ben vedere. Ok, cerco di andare in avanti. Dovesse succedere... io in questo momento non so bene come fare, quindi... io avrei un bastone, in realtà, nell'inventario. Ce l'ho dietro. Ora di cacciarlo fuori, se vuoi, certo. Ok. Sì, non mi andava di tirarlo fuori, però a questo punto vedo che la situazione è un po' complessa e quindi vorrei aiutare Ida contro... il capello. Tu l'hai fatto fuori il tipo? No, ma che? Gli ha fatto zero danno. Ok, ma mi metto dietro però, cioè nel senso... vorrei dargli un colpo. Non è che colpisce alle spalle? No, non alle spalle. Non alle spalle di lui, cioè... alle spalle di Ida. Ma vorrei aiutare Ida, sì. Da dietro, col bastone, così da soppe. No, sulle gambe, cioè tipo... Ida, per piacere. Stare di fianco a Ida e cercare di puntare le gambe del tipo, cioè farlo sbilanciare. Ida, preparati alla peggior vecchietta della sua vita. Sì. Però occhio, perché occhio che se non usi l'approccio dell'acqua non puoi fare due azioni, quindi estrai l'arma è buona. Avete ragione. Ha maggior ragione, pensa a quello che ti ha detto Ida, non ti preoccupare. Vuoi un po' di sakè? Ne ho ancora un po' io nella bottiglia che ho sputato. Vabbè, allora io mi metto lì di fianco, cioè pronto a fare questa cosa. Osservo ancora la situazione. Ti do una mano dopo eventualmente. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Faccio così. Esiste allora anche Aya, e puoi metterti lì, aspettare di essere attaccata e darglielo indietro. Allora a questo punto sì. Quello che vuoi. Fare così, sì. Poi. Però a questo giro... devo utilizzare, come si chiama, il combattimento non più corpo con le mani, ma tanto non c'è un cazzo comunque. È partito? È partito. No dai, ma che tiri pessimi che sto facendo questa sera, già sono inutile di base io. Allora, e niente. E niente. Che fai? Li cancelli a vicenda o vuoi un'informazione a prezzo di un turbamento? Voglio un'informazione a prezzo di un turbamento. Ok, informazione su chi? I Doji cosa sta facendo in tutto questo? È morto e non ce ne siamo accorti. Perché se il leone l'ha spostato magari io posso non accorgermi di questa cosa che zoppica. Però Itoshi era dietro di me. Che sta facendo? Itoshi sta fronteggiando anche lui il suo avversario. Con risultati... Cioè sono due ubayaki che si picchiano praticamente, quindi non è una grande scena. È un po' come i video dei russi che si picchiano sbronzi, cioè, capito? È esattamente quella roba lì. E niente. Oh raga, sono inutile in questo combattimento, mi metto di fianco a Ida. Sì, metto di fianco a Ida. Cioè, boh, Itoshi quindi mi sembra alla pari, tra virgolette. Come gli altri. Questo, ok, perfetto. Perfetto. Ida. Io devo sapere se posso fare una cosa, lo so che è sbagliato, dovrei dichiarare l'approccio, io devo sapere se sono a portata per lanciare Itoshi fuori dalla finestra, almeno non lo ammazzano. Ma c'è fuori un pezzo in fiamme! No, in questo momento non sai, devi fare il movimento minimo. Devo fare il movimento, lo afferro e lo lancio con acqua, sono due. Movimento, lo lancio. Ma se sta lì a fronteggiarsi con un altro ubriaco! Appunto, dobbiamo far sì. Non penso che tu possa lanciare una persona con acqua. Non mi sembra il modo di adattarsi. No. Non mi pare. Ma io ho una serie di vantaggi dati dalla mia stazza, anche in meccanica. Posso anche ritirare dei dadi. Sono io grossa. Già vedo i titoli del giornale di domani. Samurai del clan maggiore prende un clan minore e lo lancia fuori dalla finestra. Dai, veda lei. Signorina, no, la difesa di Itoshi, dannazione. Veda lei. Volevamo solo bere un sakè, le ultime parole dei partecipanti al Torneo di Topazio. Cioè io sta benedetta mantide non la riesco a trascinare fuori dal locale in alcun modo, neanche lanciandola dalla finestra. In questo momento sei ingaggiata col capetto, quindi ti allontani dal capetto e che fai? Da un calcio nel sedere Itoshi e lo ammazzo io con le mani mie. No, allora, domanda. Ho bisogno di una domanda di loro perché ci sto ragionando da prima. C'è qualche segno di potere, comando di sti tizi, cioè a noi ci levano il coso e quindi perdiamo tutto. A questi c'è qualcosa di equivalente che gli posso levare? Ma a livello di onore dici? Qualcosa che sia abbastanza potente, daccelo io, adesso vi fermate. Esiste un equivalente? No, lo chiedo in lore perché non lo so sinceramente. Tipo togliendo la katana al capo. Esatto. Se gli levo la katana. Cioè se lo disarmo. Allora, interessante domanda. Lo chiedo perché non lo so, non è allora. No, è interessante, interessante. Questa scena qua del Torneo di Topazio è una bella scena perché nonostante tutto voi siete in svantaggio sotto ogni punto di vista. Non solo loro sono armati, ma loro non hanno niente da perdere, mentre invece voi avete tutto. Quindi tu potresti anche, volendo, afferrare la katana del tizio che sta ancora lì ficcata nel tavolo e minacciarli o addirittura fargli del male. Ma tu non sei... non hai il permesso di indossare armi. Non hai il permesso di sguainare una katana né di impugnare la katana di qualcun altro. Quindi comunque andresti incontro a una punizione, perché hai fatto una roba che non dovresti. Ci sono più e più testimoni. Però il fine giustifica i mezzi. Decidilo tu. Ok. Mi devo spostare per afferrare la katana, giusto? Mi sposto e afferro la katana. Sì, è abbastanza vicino a te in realtà, perché lui non è che si sia mosso granché. Ok, quindi io fondamentalmente allungo il tavolo e prendo... Ah, ho fatto dalla sedia accanto, scusate. Persino la sedia sa che è un'idea di merda. Partiamo presupposto da mi sposto e allungo il tavolo, perché non ci stavamo tutti, ma allunghiamo il tavolo tutti, capito. Amici. Mentre lo dicevo ho sentito le mie dita fare scroc, è stato dolorosissimo. Perfetto, una botta. Quindi allungo la mano e prendo la katana e la metto per terra. L'idea è di farlo con violenza, come, cioè non gliela sto puntando contro, la conficco a terra e quasi mi inginocchio e dico adesso basta. Ok. Accolgo la tua scena e rispondo con... Mi serve il mood giusto, non lo sto trovando. Vada per questo. Nel momento in cui fai questa cosa, di nuovo... la scena si congela. La rissa si congela, perché a questo punto c'è un'arma in ballo qui. Si possono perdere degli atti, se non la vita. Arma che fortunatamente tu inchiodi sul pavimento, attirando l'attenzione di tutti. Per un istante il capo dei Ronin ti guarda Nei suoi occhi, a questo punto, c'è una foglia che prima non c'era. Prima c'era dello sfottò, adesso è veramente incazzato, perché stai brandendo la sua spada. È una mancanza di rispetto persino per un Ronin. Ma il suo sguardo dopodiché va oltre te e sorride. Ti guarda, dice: ok, vogliamo giocare ai giochi dei grandi? Giochiamo. Come dite voi, samurai? Duello? Non è degno di nessuno di noi. Sono in ginocchio e questa è la vostra arma. L'avete lasciata lì incustodita, qualcosa di così prezioso. Potrebbe degenerare. Ho solo detto fermiamoci qui. Prima che sia troppo tardi per ognuno di noi, tutti qui presenti. E poi dicono che il Granchio sia un clan di zotici. E poi invece qua, in una casa del Sakè, c'è un Granchio che ci fa a tutti la predica e la morale. Allora, facciamo così. Voi potete accettare il mio onorevole invito a duello e andare fuori e confrontarmi. Non dico voi necessariamente che anch'io, scegliete il campione che preferite e la risolviamo così, come farebbero dei samurai che voi dovreste essere. Oppure noi ce ne andiamo, semplicemente ci portiamo via il vostro amico. Quando fa così con la testa hai un brividino, perché lui, uno qualsiasi di noi, perché lui. Vedo già, sento già le notizie che circolano per la strada. Membro di un clan maggiore rischia la vita per salvare una mantide. E io la chiamo dignità e coraggio, voi? Stupidità. Invece sfidare dei ragazzini che stanno qui a festeggiare vi sembra una cosa molto onorevole. Complimenti. Bisogna pure passare il tempo in queste serate noiose, no? Io mi giro a guardare gli altri, tutti gli altri, non solo Oshi e Ritsuko. Io mi sto spostando alle spalle del capetto. Io invece mi sto spostando davanti, cioè sto tornando indietro davanti a Oshi. Oshi o Hitoshi? Hitoshi, scusami, okay. Hai ragione. Colgo il fatto, colgo il movimento di Ritsuko per descrivervi cosa vedete tutti. Non è stato indicato Hitoshi a caso, evidentemente il tizio con cui stava combattendo a una certa si è stufato. Hitoshi è... che vi guarda, alle sue spalle, probabilmente con un braccio bloccato dietro la schiena... e la katana qui. D'accordo. Katana non particolarmente ferma, vi ricordo che il tizio è bello spronzo. D'accordo, i miei compagni non obiettano, quindi facciamo parlare questi giornali domani mattina. Ma seguirete le nostre regole, visto che volete fare un duello onorevole e voi onorevole certo non siete, quindi niente katane per ovvi motivi. E che duello è senza katane? Cosa facciamo? Bokken. Ci prendiamo a schiaffi? Pensate che Bokken non possa servire? Ma non avete paura di graffiarvi? Non è incredibilmente rispettoso per la tradizione fare un duello con i Bokken? Non lo so, dico, so che per voi sono così importanti. Io non dovrei brandirla una katana, tantomeno fare un duello con uno sconosciuto per difendere un clan minore, ma siamo tutti ubriachi stasera, divertiamoci. Io lo dico chiaramente in segno di sfida, ormai non me ne frega assolutamente nulla di nulla, quindi... Ho una controproposta, perché trovo l'idea del Bokken estremamente noiosa. Non sarebbe un duello, sarebbe uno scontro fra ragazzini. Però... siamo adulti solo quando vi fa comodo, interessante. Non sono crudele. Non sono crudele. Non voglio certo problemi. Non sto parlando di un duello all'ultimo sangue, è al primo sangue. Il primo che ferisce l'altro vince. Ma con una spada vera. Difficile ferirsi con un Bokken. Ma anche per il paivido, volete diventare samurai? Ma che giochiamo a fare i samurai, no? In questo momento volevo solo bere e non rovinarmi la festa, ma ormai va bene, al primo sangue. Bene. Chi sarà il campione? Io. Per un attimo guardo la Fenice cicciotta e rompitibbi e sono molto tentato di mandare lui. Io guardo Kitsu e guardo Oshi. Quando dici io, il leone tutto zoppicante... Non è possibile, Ida-san, sarò io a battermi con questo zotico. Avete già fatto abbastanza con quella gamba, non trovate? Non posso certo lasciare a voi un fardello che sarebbe dovuto dipendere da me. Datemi la spada, mi batterò. E domani come pensate di gareggiare? Vi voglio forte per il torneo, vi devo battere, ve lo siete già dimenticato? Ti guarda, non risponde, sa di non poter rispondere. Fatevi da parte e fatemi fare il mio lavoro. Beh, chiaramente Ida, dicendo questa frase, guarda gli amici e dice: se voleste colpirlo alle spalle in questo momento, liberissimi di farlo, non vi preoccupate, quando volete. Maledetti. Ma i tipi non lo lasciano Itoshi, vero? No, non è la prima volta che prendono in ostaggio qualcuno. Spiegami un attimo. Allora, loro erano in 10, giusto? Sì. Tra lì loro erano esattamente 12. Quanti siete voi? Uno ognuno di voi. Quindi 11. Quindi 11. 11. 3 li ho steccati io. Yes. Ce ne sono altri a terra? O scappati? Quanti ce ne sono in totale adesso? Aspetta, uno è quello buttato giù dalla drago. Considerate che non è che siano svenuti, sono incapacitati, non possono più, quindi si tengono le ferite così non possono combattere. No, ok, tu dimmi quanti in realtà in questo momento potrebbero ancora combattere a parte il capo. Direi che a parte il capo ce ne saranno 4 vittoriosi con... un 6 di voi ancora abili a combattere. Di questi 4, uno è il capo, 2 stanno tenendo Itoshi? Uno sta tenendo Itoshi, uno è il capo e altri due pippottini. I 2 pippottini dove sono? I 2 pippottini sono uno di fronte a Kakita Riku, che è sdraiata a terra, anche probabilmente gli occhi rigati di pianto, deve essere stata molto in difficoltà. E... no, scusami. Lei... quindi ce ne sono 5. L'unicorno, che è stata molto in difficoltà in questo scontro, perché di solito lei tira con l'arco e sta a cavallo, non è che faccia le risse. E ovviamente quello intonso che avrebbe dovuto combattere con l'altro granchio, che in questo momento è nascosto sotto il tavolo, quindi è più che nuovo il suo avversario. Provo a prendere alle spalle il capo per immobilizzarlo. Con una presa al collo, per cercare di stordirlo, soffocarlo. Visto che sono alle sue spalle, a me non mi ha cagato minimamente perché stava parlando con Ida. Se io vedo che fa questa cosa, sì, dato che immagino che crei un attimo di scompiglio, nel frattempo posso provare a disarmare il tipo che tiene Itoshi per la gola. È bruttissima, lo so, però... Puoi provare. La voce del puoi provare è la difficoltà è 177, però vai tranquilla. Cioè vorrei approfittare di quello che fa Oshi. Certo. Per me è un tiro di aglia. Anche il mio? Sì, penso di sì. Tuo, Gabriel? Sì, può essere anche fuoco, perché comunque c'è l'aggressività, c'è la pressione, ma c'è anche la grazia dello stealth. Sì, no, in questo momento non sto andando di forza, sto andando di stealth io per prenderlo di sorpresa. Beh, sta bene, Aglia, perché tanto non siamo in combattimento, non lo stai attaccando. Ok, cioè il senso stretto di meccanica. Quindi... arti marziali, no. Sì, sì, è sempre arti marziali. Senza armi in questo caso, perché non sto usando il bokken. Ok, quindi senza armi io 0, quindi tiro i tratagliari e basta. Che non lo vediamo, beh, eccolo qua. Beh, uff, me li prendo tutti e 2 e aggiungo 2 dadi. Eh sì. Vai. A posto, mi prendo 3 turbamenti, tanto sono tornato a 0 perché ho già sbottato prima. E hai 4 successi. Torno a 3 turbamenti e vado a 4 successi. Yes. Praticamente subito... Aspetta, blocco... devo fare il tiro anch'io. Ah, ok, no, perché ti dico subito... Sì, è vero. Infatti ti dico se sei riuscito o meno. Ok, io ho Un successo pulito, un'opportunità, un successo pulito con turbamento, quindi sta tutto nell'esplosione. Tu hai fatto 4 successi, io ne ho 3 in questo momento. Male che vada ci rimango. Raga, che tensione in questo momento. È uscita un'opportunità. Quindi, Gabriel, cosa succede? Io mi sono avvicinato alle spalle che lui non mi ha neanche cagato perché era troppo tronfio in questo momento, quindi non se n'è minimamente accorto. Io gli arrivo alle spalle, praticamente gli do un pugno in mezzo ai reni, lui piegandosi all'indietro per il colpo, io gli do una gomitata in pieno sterno e lo blocco a terra, con, praticamente con tutto il peso, e lo tengo bloccato con una mano sul collo come per tenerlo giù e simil strangolarlo. E... fatto questo, lo guardo, faccio... beh, adesso abbiamo uno stagio pari, mi pare. E dalla tasca, da dentro il kimono, tiro fuori la boccetta di veleno e la stappo. Ok. Isawa? Fai qualcosa? In quel momento cerco di disarmarlo. Cioè, no, mentre gli dice... Siamo in uno stallo, Facci lei. Disarmarlo è passiamo dalla parte del vantaggio, ovviamente. Sì, no, io voglio andare in vantaggio. In realtà, lo so che non è proprio il massimo, però in realtà sì, cioè è sensato secondo me. Cosa ti devo tirare, come aria? Sì. Se non è che azia questo. Do una piccola chicca. Io in realtà non mi sono rimontato il pezzo sotto della maschera, quindi questo tizio vede che io ho questo sorriso ma di un cattivo. Con in mano sta... ma boh, tipo pazzo. Prendere a mozzichi, io te lo tipo dico, pazzo proprio. Sai quei mezzi sorrisi proprio da pazzi, sì, no? Quindi pagato proprio. Sì, sì, con ancora tutte le righe del sakè, tutto unto di sakè. Ma che sogno incredibile. Ma perché queste cose così sul filo del rasoio deve fare Annetta che fa cagare a te? E va bene, e adesso gli ostaggi ne hanno 2, che facciamo? Annetta, Aizuko, cerchi di avvicinarti con grazia e stealth al tizio che tiene in ostaggio Hitoshi, ma non riesci a camuffare bene i tuoi movimenti, non sei certo agile e silenziosa come potrebbe essere uno scorpione, e quindi... quando sei sufficientemente vicino a lui che stai per alzare le mani, lui inchioda lo sguardo su di te. Tu sai che se fai un movimento rapido, lui altrettanto rapidamente può far saltare la testa ai Toshi, perché ti ha vista. Rimango lì, vero, in tensione. Sono lì di fianco, non mi muovo. Io osservo la situazione. Io con la coda dell'occhio io percepisco che loro hanno provato a fare qualcosa in realtà, perché continuo proprio, sai, a flashare gli occhi dal tizio sotto a dietro loro. Il tizio sotto che tu stai tutto strattonando dice tutto come parlando: guarda, state facendo idioti, uccidetelo e basta. In quel momento si sente un fortissimo rumore di vetri infranti. Tu, Isawa, vedi tutta la scena proprio in pole position. Vedi un braccio che sfonda la finestra, gira intorno al collo del tizio che sta prendendo Hitoshi e viene scaraventato fuori dalla finestra, e prima una gamba, poi l'altra, col tizio fuori che geme di dolore pieno di vetri dappertutto. Yuichi Mikizuki ritorna alla casa del sakè. Guarda tutti e dice semplicemente, con uno sguardo serio che non l'avete mai visto, non è per niente festosa in questo momento solare, guarda tutti i presenti in maniera molto torva e dice: abbiamo finito qui. Nel momento in cui dice queste parole, tutti i Ronin cominciano ad incamminarsi fuori, tranne ovviamente il capoccio che tu stai tenendo lì bloccato finché non lo lasci andare. Se lo lasci andare. Io non lo sto mollando. Voi altri fate qualcosa? Io vado verso Toshi a vedere come sta. Toshi è lì che si tiene la gola, non ha neanche un grafio, però è abbastanza agitato. Io mi ringinocchio accanto alla katana che io non la stavo tenendo dopo averla conficcata, però io mi metto a testa bassa in ginocchio. Il drago fa un paio di passi avanti, viene verso Oshi e dice: Scorpione, lascia andare questo rifiuto. Non rovinare il tuo futuro, non macchiare il tuo futuro di questo fango, non ne vale la pena. Io ascolto le parole molto lentamente, lo lascio andare, recupero il tappo della boccetta che richiude e metto via, e poi mi sposto vicino a Ritsuko e a Ida. Lui si rialza tutto. Fa per girarsi, per dire una qualche sorta di minaccia, un ritornerò, però non ne ha proprio, quindi li guarda e si rigira e si trascina fuori. E con questo... per oggi abbiamo dato. Direi che vi ho stressati abbastanza. Mettiamo una roba un attimino più chill. E questo comunque il capo conta come quarto, per la mia conta di kill. No, sì. Serio, cioè non mi fai fare la cazziatona dalla drago. Io mo non ci dormo per una settimana. Ma continuerà a tornare di Topazio, mi vedete tutti espulsi all'istante. Sì, io puntavo a tutti espulsi. Io se vengo espulso sono espulso con estremo onore. Raga, scusatemi. Harry, Ron, Hermione e Hitoshi è palesemente Neville, cioè, scusate. Palese, però, scusate, a sto punto io sono Hermione. Raga, io ho solo preso un botto di... Io ho preso un sacco di botte in questo combattimento e basta, vorrei sottolineare. Ti ha detto molto molto male, eh. È anche vero che tu fra tutti i PC sei quella proprio meno adatta in assoluto. Però, vedi... Avete fatto difendere a me Hitoshi, perché... Io sono un cortigiano. Allora io devo dire la verità, cioè io anche guardando le mie abilità e tutto, c'è un cazzo da fare. Io non ho veramente niente, ragazzi, cioè io... Ma da adesso cambia, eh. Ah, c'è l'evento. Io vi ricordo che sono cortigiano, dovrei parlare. Ho capito, io volevo caricare Menare, quando ho visto che nessuno proteggeva Hitoshi ho detto vabbè raga, questi ce lo seccano la prima botta, vado in difesa perché sennò buonanotte. No, quindi anzi mi sono trovata un po' in difficoltà, ma spero sia andata bene lo stesso. Sì, io sono Ron palese, nonnaccio. Perché il personaggio è in difficoltà, è giustissimo. È giusto, sì, no. Per quello ho cercato di provare. No, mai in difficoltà come Ritsuko, lei proprio si è rotta. Però di questo io parleremo. Però non posso risolvere tutte le campagne che facciamo. E do fuoco alle case per risolvere i vostri problemi. Stai ferma a dare fuoco alle cose. Quando va malissimo con le persone. Abbiamo rischiato. Io devo usare il fuoco in tutte le campagne almeno una volta. No. Ma voi vi rendete conto? Se avessi lanciato Hitoshi e finiva in braccio a campionessa, che figata. Avessi usato il fuoco io sarei andata in crisi, maledetto. Stai fermo te con quel fuoco. Esatto, io ho le mie piro necessità. Chat, quale sarà l'esito? Verranno tutti cacciati con disonore o se la collano? Chi lo sa. In tutto questo, allora, io ho colorato un po'. Il duello non è ovviamente previsto, così come non è previsto che loro sguainino le spade in generale. Torneo di Topazio è molto chiaro in questo. Loro tecnicamente non sguainano mai la spada, perché comunque... Va bene fare i bulletti con i ragazzini, ma non è che un Ronin ammazza uno così a cuor leggero. È comunque una roba estremamente grave e poi diventi un criminale. Cioè c'è i samurai veri che ti vengono a dare la caccia. Quindi va bene tutto, ma no grazie. Però, infatti io ho fatto tirare fuori solo la katana per fare il minaccioso sul tavolo. Difficilmente vi avrebbero effettivamente attaccati con le spade. E per risolvere la scena potevate o sconfiggerne 4 e dal quinto in poi sarebbero fuggiti con la coda fra le gambe, o loro sconfiggere 4 di voi. Ci siete andati vicini perché 3 erano giù. E 3 pari, abbiamo fatto. Esatto, avete fatto 3 pari e poi c'è stato lo stallo alla messicana, molto apprezzato con il duello improvvisato e tutto. Beh, è stata una bella scena. Sì, in realtà sì. Ci saranno punti negativi per tutti azzerati. Ah, ma Ida ha appena realizzato che di questo torneo non gliene può fregare di meno. Cioè è venuto qui con un'idea e ha appena scoperto che quello che doveva imparare è la vita fuori dalla muraglia, tutto sommato fa schifo. Tornatene a casa con gli Oni, almeno sai chi combatti. Sì, questa poi ci devi aggiungere il fatto che non superare il Genpuku significa non essere mai un samurai, quindi probabilmente viene allontanato e finisce a fare il contadino. Però Ma visto il background di Ida che ancora non è uscito fuori, Ida, io posso dire che Ida è contento. Sì, sì. Ida, io apro una casa del Sakè, siamo io, te e Hitoshi. A posto. Bella, Ida, mi piace tantissimo. Ida è concista. Sì, però... sì, io, te e Hitoshi apriamo questa casa del Sakè. Tu probabilmente lo passi perché sei immanicata lì con gli spiriti, quelle robe là. Quindi... Ma non è vero! Ma cosa noi invece... a sposarti il leone. Noi, esatto, tu e il leone che fate tanti piccoli cuccioli di leone. Fate tanti piccoli grifoni voi due insieme. Ancora peggio, lei e l'altra fenice. Un rapporto amore-odio. Ci sta. Allora, in tutto questo, io vi dico che... complimenti, secondo il Torneo di Topazio ne abbiamo giocato un paio d'ore, quindi adesso dovremmo fare una pausa per poi riprendere e finirlo. Incredibile. non so su che mondo questa cosa sia possibile. Quindi il manuale dice di voltare la pagina della vostra scheda, perché a questo punto sbloccate quella successiva, che è volutamente bianca, perché avete 4 punti di esperienza con cui fare cose. Quindi potete o prendere una tecnica o prendere nuove competenze, quindi cambiare i valori dei dadi bianchi che potete tirare nelle prove. Quindi non volendo aggiungi dadi bianchi a quelli che già hai. Esatto, volendo sì. Quindi c'è un costo praticamente, ok, è bianca, ma noi abbiamo la scheda prima che è di riferimento e abbiamo 4 punti da aggiungere in giro. Devi ricompilare, non mi ricordo se sono 4 punti. Non potete alzare l'anello perché quello mi sembra che non vi bastino. Vabbè. A meno che non sia estremamente basso, la compostezza si potrebbe alzare, no, perché non è compilabile, quindi no. No, perché dipende da un anello. Porca troia, sono nella merda, io avrò sempre 4 di compostezza. Livellate in live, vediamo, magari lo facciamo all'inizio della prossima. Adesso non lo farei perché siamo tutti cotti. Magari all'inizio della prossima facciamo il level up assistito. Per sicurezza se volete mi stamperò la scheda, così poi, visto che adesso ho la stampante che funziona, almeno ce l'ho cartacea, poi me la modifico in live se vogliamo. E da sì, questo... è più facile, sì, sempre. Da questo momento in poi si sblocca l'ultima meccanica che ci manca, che è il punti vuoto. Avete ufficialmente dei punti vuoto. E significa che ogni tot potete tirare dei dadi in più. Ok. E guadagnare ovviamente punti vuoto anche. Questo è abbastanza un punto di svolta, specialmente per la finish, perché ti puoi prendere una tecnica. Quindi se fosse D&D impari un incantesimo. Gli incantesimi in 5 anelli sono veramente rotti. Per esempio sulle tecniche io ho scritto 2, quindi vuol dire che ogni tecnica mi costa 2? Ti costa 2 in che senso? Non lo so, ti costa, cioè, io ho hai bisogno di 2 successi, penso. Ah, ok, perfetto. Non poi lo so, perché io ho 2 tecniche. Quel pallino là in alto con... Gabriel? Si è rotto per questo istante. È morto, niente. A furia di fingere di disconnettersi si è disconnesso davvero, vedi? Oh no. Esatto, mi dicono che con 4 punti di esperienza, che sono pochini perché comunque è lo starter set, potete o acquistare una tecnica o alzare una skill. Per alzare un anello mi sembra che ci sia girato nei 5 punti. Eccolo. Eccolo. Ma io vi vedevo e vi sentivo. No, cioè... era morto. Ma... vi vedevo e vi sentivo io, proprio tranquillo. Dell'internet. Vabbè, no, dicevo, siccome visto che io ho 2 tecniche, volendo tra cui scegliere, volevo capire un attimo come funzionava tutto lì. Sì, sì, ma poi me lo leggo meglio anch'io e vi do assistenza prima della live, ovviamente. Ok. E cose da aggiungere particolari non mi sembra, come vi ho detto, secondo me la volta prossima ci divertiamo particolarmente. Secondo giorno di prove, ammesso che voi abbiate delle prove da fare, adesso vediamo. E c'è un'altra cosa che dovevo dire, ma in questo momento non mi sta venendo in mente, quindi non la dirò, semplicemente. Avete dubbi o punti in sospeso, in particolare i svolti che vorreste vedere? Hitoshi vivo. Ho appena scoperto che il mio bocca è spezzato. Beh, io sarei curiosa di vedere l'effetto di quello che abbiamo combinato in rissa, ma penso che ci sia di default, no? Cioè, è previsto dal gioco un effetto... È previsto dal gioco, non è previsto che la rissa venga risolta impugnando una katana vera. E vabbè. Quindi mi mazzolerai per questo, è questo che mi stai dicendo, verrò punita per questo. Beh, allora, guardiamo i precedenti. Ogni volta io non l'ho impugnata, l'ho presa e l'ho messa per terra e mi ci sono inginocchiato accanto in segno di rispetto. Di questo che devo fare? Io per molto meno ho perso 2 punti, vorrei dirtelo. Ma tu sei tu. Io ho scoperto che il mio bocca rotto fa più male di qualsiasi cosa al mondo. Tu sei una felice, ti odiano di default. Ma che cacchio? Ma che... Io sono un granchio, sono carino e puccioso. Tra l'altro io sono molto curioso di sapere come aveva percepito l'inizio di questa sessione, perché ovviamente sì, ci si diverte, si fa casino, ma non è previsto che ci si spronzi così male. E invece è uscita una roba molto goliardica. E vabbè, io negherò tutto, qualunque referenza ai giardini io non so di farlo. Io se la sono accollata tutti, anche gli NPC erano tutti rovinati, quindi... Però si sono visti dei lati che quello vi sottolineo non mi sono inventato. Cioè, allora, su questo lo starter set è un po' strano, perché ti dice che ci sono ad esempio Hinata e Ritsuko che sono lì che ogni tanto si tirano delle frecciatine sulla miglior tecnica di spada, ma ridendo, cioè si prendono in giro, stanno letteralmente ridendo fra di loro, sembrano quasi amiche. E, mentre appunto c'è, non mi ricordo mai come si chiama, Shiba, la fenice, e Moto, l'unicorno, che sparano tutti a cantare. Non ti dice che loro due cantano insieme, però non penso neanche che stanno seduti ai poli opposti del tavolo e cantano canzoni diverse, penso che incorino la canzone insieme. E quindi c'è stato questo momento di... Scusatevi, sto per farvi una domanda strana, ma voi Gabriel lo vedete? Sì. Sì. Ma mi sentite anche? Sì. Sì. E allora a posto. Bene, perché io non lo vedo e non lo sento. Mi sono mutismo selettivo, cosa è bellissima, molto mutismo ghost selettivo. Va bene, refresh. E niente, è andata via. Ciao Laura. Non c'è. Ciao Laura, è stato un piacere. Via. Eccoci. Spero di non averti parlato sopra, Gabri, perché non ti sentivo e non ti vedevo. Secondo me un paio di volte è successo, ma faccio finta di niente, dai. Dai, risotto. Sto cercando se in chat sono state dette delle cose interessanti. Gente che ballava sui tavoli, no, ma poi c'è tutto il gossip incredibile della serata in giardino. Cioè io mi immagino lo spirito che vi è apparso così face palm, cioè. Doveva essere una roba rituale. Secondo me lo spirito in giardino ha capito perché io sono rimasto nascosto sul tetto. Beh, l'importante è che resti vivo, ha detto. Più di così, ma che dovremmo fare? Ma la vera domanda è: ma se hanno azzoppato il leone, quello come lo fa il torneo mo? Cazzo, allora, poi. No, ho un piano. Cioè, per me è perfetto. Lui è esonerato dal torneo, non lo ha perso. Dirò che mi ha salvato con onore, e quindi chiaramente lui potrà tornare a casa e vivere. Secondo me lo pisciano. Disse, no, disse quello che ha impugnato una katana che non doveva toccare. Ancora? Le ho fatto fare una parabola e l'ho conficcata a terra, Dio santo, non ci ho mica combattuto. Se giocavano con le spade degli altri, io risolvevo tutti i problemi dando fuoco alla gente, come al solito. Perché... Non dà fuoco alla gente! È troppo tardi, è già successo anche qui. Cioè, no! Va bene, allora tanto vale la prossima volta che gliela spacco in faccia direttamente, tanto ormai l'ho toccata. Ah! Io vi dico che c'era l'opportunità di acqua per accorgersi che eravate circondati di armi improvvisate, quindi potevate spaccargli bottiglie e sgabelli in testa e facevano danno, ovviamente. Ma io ci avevo pensato, però ho detto, perché non usare il mio Bokken, che a quanto pare, anche se rotto, è l'arma definitiva. Ho fatto 10 danni a un tizio col Bokken, cioè proprio l'ho aperto malissimo. Poi fa malissimo quando arriva. Eh sì, e poi è anche rotto, capito? Quindi non te l'aspetti che ti faccia così male, quindi di anni di sorpresa, diciamo. In chat mi sottolineano più e più volte la gravità del veleno. Vedevo, succederà. Poteva essere un tonico. Ma... una tisanina. Una monster. Certo. Ma le cose che mi fai vedere con i kami sono, in generale, inerenti alla situazione o potrebbero essere delle cose che tornano anche dopo? Allora, è la visione dei kami, quindi è molto aperta a... Perché qua era molto interpretabile, cioè poteva molto aperta a interpretazioni. Cioè, poteva essere la situazione in cui eravamo. Poteva essere la situazione, quindi il temporale che simboleggia comunque il turbamento, anche emotivo, tu fradi, cioè che sei fuori posto, coi piedi nel fango, oppure poteva essere che il master aveva preparato un duello fuori sotto la pioggia e voi l'avete pisciato. Chi lo saprà mai? Ma porca... Ma miseriaccia! Vabbè. Non lo sappiamo. Va bene. Me lo terrò. Racconto. L'importante è che io abbia ricaricato la mia boccetta di Sakè, quella da portarmi in giro. Poi buono. Sakè, era anche molto buono questo. Mai come quello della sciura fuori del baracchino, lei è il top, eh? Però... quello è caratteristico. Ma perché lei comunque lo fa da lei, questo è un po' più industriale, ecco, un po' più industriale. Lo comprano da Sakè Inc, a me non piace, però vabbè. Da Sakè. Ok, ok. Chicca, mi davano solo le previsioni del tempo. Che in parte è vero, tra l'altro, perché se aveste guardato fuori dalla finestra pioveva, ovviamente. Ah, meno male, allora il tizio si è spento subito in realtà. Sì, infatti non è morto, fortunatamente non è morto. Vabbè dai Gabriel, è andata bene. Vabbè. A lui, nel senso. Ma anche a me. Cioè, anche a te, anche a te, anche a noi. Bene, signori, io direi che avevo promesso di chiudere entro le 11:30, questa volta siamo andati belli precisi. Ma ve l'avevo detto, oggi era una scena abbastanza rapida questa del torneo. Poi se aveste anche imbroccato dei tiri per colpire l'avremmo anche spangata più in fretta, ma non è stato così, ma ce la siamo cavata comunque molto bene. Quindi incredibile. Avete annunci? Avete cose? Solito tutte le mattine live alle 11 questa settimana, e a breve riprenderanno un po' di live serali dove faremo tra l'altro anche una serata di chiacchiere sul GDR, così quindi poi a turno vi chiederò a tutti di venire, se non venite siete delle merde. E... onesto. Ma proprio chiacchiere, proprio così, parliamo di manuali, ambientazioni, robe molto molto easy, e poi quando sarà vi avviserò, ragazzi. Più che altro devo farmi le grafiche nuove, non c'ho voglia, ma lo farò. Voi altri nada? Siamo fermi. No, anche io, come al solito, in realtà alle 9 del mattino questa settimana finiamo una fan art di God of War che esce tra pochino, e andiamo avanti a fare tutti i disegnini della chat, anche di qualche disgustoso tra l'altro. Ma noi... esatto, già non si è sbloccato. Stenta. No, okay. Allora siamo riusciti a recuperare un sacco di cose e anche a levare chi si era installato nel nostro account pubblicitario e pagava con la mia faccia le inserzioni, grazie. E ancora non mi hanno ridato l'amministrazione, però vabbè, pian pianino, un messaggio di noia all'assistenza alla volta riusciremo a riottenere, però adesso fortunatamente i canali funzionano, quindi tutto a posto. Noi giovedì siamo live alle 19, perché facciamo un Giano Presenta e presentiamo Dead Air Seasons, che è un nuovo GDR che va in Kickstarter domani. Mi sembra molto interessante perché è praticamente un post-apocalittico ambientale, quindi con temi sul cambiamento climatico, ecosistema, natura, toni scientifici. Devo dire, è molto interessante, quindi vengono autori e project manager a parlarne, insomma a presentarlo, vediamo un po' com'è. Poi, Sam, sarebbe veramente bellissimo se domani sera alle 21 cominciasse un corso con te in accademia, non trovi? Sì. Incredibile che ci siano ancora dei posti, è una roba incredibile. A parte gli scherzi, domani sera comincia il corso da noi in Geno Academy, il workshop su come fare mastering in live streaming. In realtà le iscrizioni si sono chiuse, ma sono rimasti un paio di posti, quindi se qualcuno volesse fare un'iscrizione last minute avete letteralmente... no, meno di 24 ore, perché a quest'ora il corso domani è finito. Quindi... È vero. Io ricordo il mio corso invece in piazza Parabiago il 17 di dicembre, sempre comunque con Laura Patrono di tutto questo corso. Lei ancora non lo sa, ma invece ci saranno 200 persone in piazza Parabiago quel giorno lì, sarà un casino. Bellissimo, bellissimo, ci piace un sacco. È partito? È partito. Quasi ora, papà, dai, quasi ora. Mamma mia. Io quindi ricordo semplicemente a tutti l'appuntamento di domani alle 4, dove diremo delle cose. Una live attesissima da tantissime persone, e sono delle cose secondo me da dire. Ci togliamo un paio di sassolini. Andrò a vedere questo video adesso. Anche adesso me lo guardo. Tutti i live incredibili. Domani, lo dico anche in chat. Video per chi vuole sapere. Anticipazioni. Il video sembra una roba positiva, in realtà è un rant schifoso, un dissing incredibile. Perfetto. Vabbè, Laura e Gabriel, quindi domani ci si becca a sentire Samu. Dai, che si fa bannare da Twitch. Si fa bannare da Twitch. A che ora? A che ora? Dammi l'ora della live esatta. Alle 4, alle 4. Oh, poi, penso ragazzi... che per le 4:10 staremo flammando. Giù di perfetto, perfetto, perfetto. Allora alle 4 mi collegherò subito. Va bene. No, dai, ragazzi, perfetto. Tutti d'accordo che poi Bolzano Comics mandiamo Bolzano una mail. Comics. Ma Bolzano vediamo Comics. Domani dopo la live se ancora ci vogliono. Io penso di essere un po' scomodo, però non so. Vabbè, scusami, andiamo noi tre con un +1 e non specifichiamo chi è il +1. Oh, io nel caso +1. Io nel caso mi dissocio. Ma mi piace è +1. È 20 facce, vero? No. Chi? Non lo conosciamo. È Ainot. Ciao Ainot. Ah, esatto. Ciao anche Ainot. Lo so ragazzi che voi lavorate, ascoltate in podcast, vi mettete le cuffiette mentre lavorate e non vi fate schiamare, che non se no non recuperate tutto, poi. Sempre che non bannino tutto durante anche il podcast. Il problema è che io vi ascolto spesso il pomeriggio, cioè Samu tu lo sai, poi a un certo punto porca miseria mi viene da scrivere, mi devo tagliare le manine e continuo a lavorare. Quindi si può ascoltare come podcast ragazzi, domani certo. 20 facce... Flammerino, anche se secondo me sarà una chat un po' attiva domani, vedendo anche i commenti del video di oggi. C'è un po' di gente che la pensa come me, non lo so. Vedremo, vedremo. Vediamo, vediamo. Ok signori, quindi buonanotte a tutti, ci vediamo domani alle 4, oltre agli appuntamenti detti anche dagli altri ospiti giocatori. Speriamo che la sessione vi sia piaciuta, spero che a voi giocatori la sessione sia piaciuta. Alla fine è stata abbastanza light a livello emotivo, temevo di creare cose molto più forti, ma... non c'è stato niente di che. La sbornia un po' triste, un po' euforica dell'inizio ha smorzato la tensione, quindi siamo andati abbastanza easy. Quindi, buonanotte a tutti signori, buona serata e ci vediamo domani. Salutoni. Ciao. Ciao. Buonanotte. Tutti. Stai facendo pacco, mangi la tenda, sei scemo? Come scusi? La disperazione. Mangiala, piuttosto mangia la tenda, oh raga. Piuttosto una roba senza vergogna. Ciao a tutti.